cordiale saluto ai nostri telespettatori da Gianfranco Mazzoni, che coordina il gruppo di lavoro di Rai Sport al seguito del Mondiale di Formula 1, composto dai tecnici Ivan Capelli e Giorgio Piola, dai colleghi inviati Ettore Giovannelli e Stella Bruno, dagli operatori Matteo Maraffi e Tanino Musso, dai colleghi del montaggio Stelvio Saltamerenda, Antonio Albanese e Gianluca Della Valle, il direttore di produzione è Adriano Bamberga. E naturalmente da Milano ci segue il capo della redazione motori Federico Urban. Siamo a San Paolo del Brasile, 5 ore di differenza per quanto riguarda il fuso orario per una gara decisiva. Il duello fra Fernando Alonso e Michael Schumacher, fra Renault e Ferrari, si conclude oggi con l'assegnazione dei due titoli iridati 2006. Il Gran Premio del Brasile, che si disputa a Interlagos, periferia di San Paolo, è una gara storica perché assegnerà i due titoli iridati 2006, il Mondiale Piloti e il Mondiale Costruttori, ma anche perché segna, è proprio il caso di dirlo, la fine di un'epoca, l'era. La sua ultima corsa decisiva, come detto, anche in chiave iridata per il confronto con Fernando Alonso, campione in carica, che conquistò proprio qui, ecco un suo portafortuna, conquistò proprio qui il titolo iridato un anno fa, a 10 punti di vantaggio sul ferrarista, che ha una sola possibilità di mettere le mani sul mondiale, vincere con Alonso fuori dalla zona punti. È un'impresa difficile, un'impresa impossibile, ma mai dire mai in questa Formula 1 che ha riservato grandi sorprese ultimamente. È forse un po' meno difficile l'impresa per la Ferrari, ma comunque difficile per quanto riguarda il Mondiale Costruttori. 9 sono i punti di differenza fra la Renault e la scuderia del Cavallino, quindi è un momento molto intenso in Ferrari per questa sfida iridata ancora aperta e per l'addio di Michael Schumacher, che qui ha voluto la sua famiglia e gli amici più cari. Un particolare stato d'animo per Jean Todt, per gli uomini in rosso, così come per il presidente Montezemolo, che segue la gara dall'Italia con particolare emozione, lui che fortemente volle l'ingaggio di Schumacher per l'atteso rilancio e che crede ancora possibile il raggiungimento oggi di un grande risultato. San Paolo, 900 metri di altitudine sul mare, quindi i motori respirano un po' a fatica, perdono un po' di potenza, la temperatura è di 24 gradi, 45 gradi l'atmosfera, il tracciato misura 4 km, 309 metri, è un tracciato molto tecnico, difficile, impegnativo, vecchia maniera, un vero e proprio anfiteatro naturale, e ci sono diversi punti dove si può vedere tutta la scena, ci sono circa 70.000 spettatori e un'audience televisiva nel mondo davvero record. In pole position per la terza volta quest'anno, la seconda consecutiva, Felipe Massa, che è nato proprio qui 25 anni fa, lui che ha nonni pugliesi, e accanto a lui, uno strano destino, il suo prossimo compagno di squadra Kimi Raikkonen, che prenderà il posto di Michael Schumacher l'anno prossimo, appaiati per la seconda volta in prima fila, poi bravissimo Jarno Trulli con la Toyota in terza fila, accanto proprio al campione del mondo in carica Alonso, che è accanto a lui in seconda fila, terza fila per l'ex ferrarista, anche lui di San Paolo, Barrichello, e per Giancarlo Fisichella, che qui ottenne il primo successo in Formula 1 nel 2003 dopo una gara roccambolesca, quarta fila per Ralf Schumacher e Heidfeld, quinta per Kubica e per Michael Schumacher, che ieri per la rottura della pompa della benzina non ha potuto disputare l'ultima fase delle qualifiche, pertanto parte a metà schieramento, sesta fila per Webber e Della Rosa, settima per Rosberg e Button, ottava fila per Liuzzi e Speed, nona fila per Albers e Coulthard, decima fila per Sato e Yamamoto, chiudono Montero e Dorbons, che è stato in pratica penalizzato per aver sostituito il motore dopo le prove libere del venerdì. E ora linea alla regia, torneremo fra poco con questa inquadratura finale del papà di Felipe Massa. Le indicazioni dei tecnici, gli ingegneri della Brembo, segnalano 6 frenate non molto impegnative, 16% il tempo in frenata sulla percorrenza del singolo giro, 60% invece con l'acceleratore al massimo. Per quanto riguarda le gomme, i tecnici della Bridgestone non rilevano consumi particolarmente elevati, molto stressata comunque la posteriore destra sui lunghi curvoni e sulle curve strette. Per quanto riguarda la pit lane, si attraversa in 15 secondi nel tratto dove bisogna tenere il limitatore di velocità, la corsia d'uscita è comunque molto lunga, si ipotizzano due soste
almeno per i principali protagonisti. Vediamo, le vetture si muovono, Ivan Capelli ci introduce i segreti del tracciato. Prima curva difficile per la partenza, perché in passato ci sono stati parecchi incidenti, peraltro vedete che va in discesa verso sinistra, si fa in seconda marcia 95 km orari, quindi sarà importante nella parte centrale del gruppo riuscire a trovare lo spazio necessario. Michael Schumacher, decimo, ovviamente avrà qualche problema in più. Uscita dalla curva d'Ossol, con le vetture che poi affrontano la retta opposta, il punto più veloce 308 km orari, mentre ci sono tanti pezzi di carta che potranno dare dei problemi magari per il surriscaldamento perché entrano nelle pance laterali e quindi possono ostruire i radiatori. Si arriva alla curva di Sida do Lago, si fa in terza marcia a circa 130 km orari, una curva che adesso andremo a scoprire quando ovviamente anche un sacchetto che è proprio in traiettoria, ecco l'uscita della di Sida do Lago per affrontare questo allungo che ci porta in settima per un attimo prima di affrontare una doppia curva verso destra che vediamo dall'onboard camera di Michael Schumacher, molto particolare, da fare a circa 200 km orari, parte più lenta del tracciato con il primo tornantino, l'arancia da fare in seconda, l'asfalto più scuro che è stato rifatto rispetto all'anno passato, quindi ci sono meno sobbalzi in questo tratto, ancora quarta per arrivare poi a un ulteriore tornantino, picco de patto da fare in seconda marcia, anche qui l'asfalto completamente nuovo, poi allungo per la curva in discesa Merguglio, dove poi c'è l'ultima curva che mette poi sul lungo curvone che riporta le vetture sul traguardo, quella che stava affrontando adesso Felipe Massa e che vediamo adesso dall'onboard camera di Fernando Alonso. Questa è l'archibancada, su una curva lunghissima che metterà anche a dura prova i muscoli del collo dei piloti, perché per parecchi secondi si è in gas completamente aperto, sfruttando tutta la velocità per arrivare poi sul traguardo con le vetture che non saranno velocissime, perché lì c'è uno scollinamento, si deve, la pista va appunto ad avere questo leggero rialzo e si perde qualche chilometro, quello vediamo da questa immagine quando proprio si passa davanti ai box e si va in salita, e dai 299 km orari che si fa sul traguardo si vanno a perdere alcuni chilometri prima di arrivare alla frenata della prima curva, come dicevo, dove si possono fare dei sorpassi. Si gira in senso antiorario come capita solamente a Imola e Istanbul, l'Albo d'Oro, 11 successi della McLaren, 7 della Ferrari, 6 di Williams, 2 di Renault, 6 vittorie per Alain Prost, 4 per Michael Schumacher, e fra i piloti in attività una vittoria per Coulthard e Fisichella. Alonso qui non ha mai vinto, ma ha conquistato il titolo mondiale l'anno scorso e oggi gli basta un punto per il bis iridato. In 22 occasioni il mondiale si è deciso all'ultima gara, in 8 occasioni ha vinto il pilota che era chiamato alla difficile rimonta. Mai due piloti hanno chiuso a pari punti. Se dovesse avvenire questo oggi, con l'eventuale successo di Michael Schumacher, la corona iridata andrebbe proprio al tedesco. Attenzione, siamo ormai in prossimità del via. Charlie Whiting, il direttore di gara, è pronto con Felipe Massa in pole position e Raikkonen appaiato in prima fila. Via, scatta Felipe Massa che tiene la prima posizione, dietro si vede subito la sagoma di Michael Schumacher. Attenzione, la prima curva con le Renault dietro, molto bravo Fisichella e Alonso molto prudente. Fisichella ha subito tentato un attacco, mentre vediamo che Michael Schumacher viene chiuso dalle due BMW. Massa tiene la prima posizione, poi Raikkonen, Trulli, Alonso, Barrichello, Fisichella. Michael Schumacher cerca disperatamente un varco per superare le due BMW che lo chiudono. Eccoci ancora proprio a bordo della rossa di Michael Schumacher, che supera due vetture, c'è un contatto con una Williams che è stata probabilmente danneggiata, e ora Michael Schumacher è alle spalle del fratello Ralf. Massa, Raikkonen, Trulli, Alonso nelle prime posizioni, con Michael Schumacher subito aggressivo, e manca un alettone alla Williams di Webber, l'alettone posteriore è saltato via sulla Williams di Mark Webber. Massa, Raikkonen, Trulli, Alonso, Barrichello, poi vediamo Michael Schumacher che ha già recuperato un paio di posizioni alle spalle del fratello Ralf. Attendiamo anche il passaggio dinanzi alla nostra postazione. Massa, eccolo qui, tiene l'andatura in prima posizione, ora sale verso il rettilineo dei box, ha già un buon vantaggio su Raikkonen che è secondo, poi troviamo Trulli, Alonso, Barrichello e sentiamo esplodere la torsida per il ragazzo di San Paolo che è al comando. Massa, Raikkonen, Trulli, Alonso, poi troviamo Barrichello, Fisichella, Michael Schumacher è settimo davanti al fratello,
Fisichella intanto attacca e supera Barrichello, una fase iniziale davvero entusiasmante, una Ferrari in testa, l'altra in rimonta, quella di Michael Schumacher che è partito decimo ed è già settimo dopo il primo giro. E attacca anche Barrichello adesso in uscita dalla curva d'Ossol, mentre qua Rosberg. C'è Rosberg che ha avuto un bruttissimo incidente, credo che sia nella parte che immette appunto sul rettilineo davanti ai box l'archibancadas, vettura che è in traiettoria, non c'è modo lì di pulire immediatamente, quindi è probabile l'entrata della safety car. La safety car è pronta e infatti è entrata ora in pista, quindi posizioni congelate, viene intanto ricoverata nel box la vettura di Webber che aveva perso l'alettone posteriore, mentre Rosberg con l'altra Williams è finito violentemente a muro, mi sembra più o meno nello stesso punto dove Alonso ebbe un incidente qualche tempo fa. Sì, adesso andremo a vedere meglio le immagini, quello dovrebbe essere il tratto, eccolo qua, al punto dell'archibancadas, dove arriva di traverso addirittura, già ancora prima, bruttissimo l'impatto di Rosberg che fortunatamente ha trovato ancora le protezioni esterne che hanno attutito il colpo preso lateralmente, quindi non ha perso troppa energia. Fosse andato dritto sarebbe stato davvero un terribile incidente, per fortuna la dinamica ha aiutato Rosberg che abbiamo visto già fuori dall'abitacolo, intanto le vetture riscaldano le gomme perché c'è la safety car. C'è mancato la parte iniziale dell'incidente, lì si esce dalla nuova curva Junsao per poi salire nella Sabita do Boxes e poi affrontare l'archibancata, se in quel tratto appunto nella curva più stretta di quelle che portano sul traguardo, lì Rosberg aveva perso la vettura ma addirittura andando con un testacoda verso l'esterno, quindi probabilmente ha perso il controllo della sua monoposto entrando in quella curva e quindi ha fatto effetto pendolo per poi girarsi dalla parte opposta. Intanto Michael Schumacher aveva da poco superato Barrichello guadagnando la sesta posizione dalla decima iniziale. Intanto rivediamo le fasi della partenza, la prima curva, la S di Senna in discesa è molto impegnativa, Michael Schumacher all'interno che cerca di sorpassare, poi intelligentemente ha visto la battaglia che c'era tra le due BMW e quindi ha lasciato perdere, le ha lasciate sfilare, lui aveva deciso di dopo lo scatto iniziale andare tutto stretto all'interno, attacca le due appunto BMW, nelle fasi successive lascia andare, e qui vediamo la telecamera che scorre all'interno della pit lane che segue la partenza con le monoposto appunto che vanno a sfilare, mentre dall'onboard camera adesso attaccherà all'interno la prima delle BMW, ma poi andrà a passare sul cordolo e quindi lascia sfilare sia Heidfeld che è davanti a sé e alla parte esterna a Kubica. C'è tra l'altro anche la battaglia con Ralf Schumacher che è davanti alle BMW e adesso a questa curva stare a Argo per poter sfruttare l'accelerazione in uscita e quindi la miglior erogazione di potenza, mentre qua vediamo le due l'incidente Williams. Che ha coinvolto sia Rosberg che a questo punto Webber, e Rosberg rientrando ai box ha creato con la vettura danneggiata, eccolo qua, era già infatti senza alettone anteriore per cui non aveva appoggio aerodinamico davanti e la vettura gli è partita senza controllo. Un errore di inesperienza perché ovviamente doveva procedere con la massima prudenza in quelle condizioni e invece è andato a spingere ed è finito a muro. Ora brevemente linea alla regia. Dolomiti Super Ski, il carosello sciistico numero uno al mondo. La forfora è una musica che si ripete? Garnier Fructis antiforfora antiricomparsa. Safety car in pista, vetture in fila indiana, siamo nel corso del terzo giro, al comando c'è Massa seguito da Raikkonen, Trulli, Alonso quarto, Fisichella e Michael Schumacher che ha rimontato dalla decima posizione. Intanto una notizia positiva per la Ferrari giunge dall'America, da Laguna Seca, dove in pratica la F430 GTC ha conquistato il titolo nella categoria Le Mans Series con il team Risi, già una buona notizia quindi per il mondo del cavallino che si ritroverà il 28 e il 29 ottobre a Monza per il tradizionale incontro con le finali Ferrari e con il tributo a Michael Schumacher. Piola. È stato veramente aggressivo e molto bravo, intelligente Michael Schumacher, abbiamo visto un inizio di gara veramente col coltello fra i denti e la cosa importante è che si ritrova proprio alle spalle delle due Renault, quindi un inizio di gara estremamente positivo per lui. Nella ripartenza adesso bisognerà fare attenzione appunto alle vetture gommate Michelin perché ieri hanno lamentato della fatica a portare le gomme in temperatura in qualifica, per questo motivo non sono riusciti appunto ad attaccare le prestazioni di Felipe Massa. In queste condizioni con safety car le temperature delle gomme si abbassano così come quelle dei freni, ma sentiamo il team radio su Jarno Trulli. Also we have to keep them warm. Keep
the tires warm. Okay, Arno, we cannot gain anything going slow. You can keep warming the tires, keep warming the tires. L'ingegnere ha confermato quello che stavamo dicendo, vale a dire la difficoltà in questo momento di tenere le gomme calde anche per i gommati Bridgestone, perché ovviamente per Jarno che ha la Michelin. E a proposito di gomme, questa mattina parlando con Pat Simmons era un po' preoccupato perché la sua scelta di gomme è diversa da quella della McLaren, della Honda. Dice le gomme della Honda e della McLaren vanno meglio con un po' più caldo, le nostre invece vanno meglio con una temperatura come era quella di ieri, di sabato, che era decisamente più fredda. Invece oggi le temperature ambientali si sono aumentate, quindi c'è un po' di preoccupazione in casa Renault. C'è sempre la safety car in pista, piccole notiziole, ricordo che ci sono 10 piloti che dispongono di un motore nuovo rispetto alla gara precedente, sono Alonso, Fisichella, Della Rosa, Michael Schumacher, Massa, Webber, Sato, Coulthard, Speed e Dorbos, che lo ha cambiato dopo le libere di venerdì e per questo è stato penalizzato. Jean Todt sicuramente resterà ancora in Ferrari, mentre sembra ormai quasi sicuro l'addio di Ross Brawn, uno degli artefici di tanti successi del cavallino. Intanto vedete proprio la vettura di Mika Schumacher dietro le due Renault. Tanti gli addii in questa ultima gara del 2006, lascia la Michelin che va via con un anno di anticipo su quanto previsto, in polemica con la federazione che ha deciso di avere un solo fornitore di gomme per la prossima stagione. Andrà via anche la Cosworth, un marchio storico con quasi 180 successi, un poco meno nell'arco della sua storia, un nome appunto storico che lascia perché le grandi case hanno deciso di aumentare le forniture alle piccole squadre. La Ferrari fornirà motori alla Spyker e alla Toro Rosso, la Renault fornirà i motori anche alla Red Bull e quindi non ha trovato più clienti la Cosworth. Lascia anche Suganu, il capo dei tecnici della Bridgestone, oltre ovviamente a Michael Schumacher. Ci sarà invece il cambio di casacca per Alonso che passa alla McLaren e per Raikkonen che passa alla Ferrari. Oggi Raikkonen è stato salutato dalla squadra, c'è stata una foto, un momento di comunione fra tutti i tecnici, i meccanici e il pilota, e proprio di fronte al box dove è spuntata anche una bandiera italiana e un omaggio di prodotti italiani che sono stati consegnati a Raikkonen da degli sportivi di origine ovviamente italiana che sono qui a San Paolo, il tutto filmato dal nostro Tanino Musso, un momento particolarmente curioso. Intanto vediamo Heidfeld e sentiamo cosa si dice con l'ingegnere. Nick, telemetry data looks okay, so front wing is definitely okay. Sta per rientrare intanto la safety car e la gara sta per riprendere. L'ingegnere ha confermato che dai dati che vedono la sua, il alettone anteriore di Heidfeld è a posto. Lui aveva comunicato che aveva preso qualche cosa durante il primo giro tirato, mentre appunto la safety car entrerà in questo giro, ma ancora le luci accese perché le spegnerà soltanto nell'ultima parte di questo passaggio. Ci saranno delle nuove regole nella prossima stagione, una riguarderà proprio la safety car, le vetture si dovranno posizionare dietro la safety car, solo quando saranno tutte compattate ci sarà la possibilità di andare a rifornire, questo per evitare la folle corsa che avveniva da parte di alcune vetture prima di accodarsi alla safety car per andare appunto ai box a fare benzina. E inoltre chi è doppiato potrà superare la safety car e mettersi in coda, quindi sdoppiandosi, recuperando un giro. Sì, c'è un po' di polemica ancora nel paddock per queste regole, perché ovviamente chi è doppiato dovrebbe rimanere doppiato, però c'è la necessità da parte dei piloti di voler correre poi direttamente con l'avversario senza avere appunto intrusioni di altre vetture nel mezzo, e quindi verrà scelta questa politica. Nella ripartenza adesso vediamo Massa che sta rallentando, sta compattando il gruppo, addirittura quasi fermo con la safety car che sta affrontando l'ultima curva giù in Sao e ha spento come da regolamento le luci per avvisare anche dal punto di vista visivo i piloti. Massa molto molto lento nella ripartenza qui, ma Michael Schumacher ha l'opportunità di anche qui guadagnare una posizione nei confronti di Fisichella per le gomme che vanno prima in temperatura. Il sorpasso può essere effettuato solo dopo aver attraversato la linea del traguardo. Massa ecco sul rettilineo principale, dietro c'è Raikkonen, Trulli, Alonso, è rientrata la safety car nella corsia dei box. Massa si avvicina pericolosamente a Raikkonen, dietro tutti gli altri. Vediamo Michael Schumacher se riesce a uscire fuori dalla traiettoria di Fisichella, sembra di no, e quindi si riparte con le stesse posizioni che avevamo dietro alla safety car.
Tra l'altro Fisichella prudenzialmente ha preso un po' di distanza da Alonso, quindi è servita ad aiutare il suo capitano, quindi mossa intelligente da parte del romano in ottica di gioco di squadra. Abbiamo visto però quanto è veloce Michael Schumacher, che ha preso la scia dell'italiano prima della curva do Lago, adesso nella ferradura addirittura lo attacca quasi all'esterno con la Renault, che in ogni caso era veloce nelle prove, nelle qualifiche, aveva pochissimi chilometri di differenza di velocità di punta rispetto alla Ferrari sia di Felipe Massa che di Michael Schumacher, ma evidentemente sente molto la scia la Ferrari di Michael Schumacher. C'è da dire che questo circuito non è stranamente... Chiedo scusa Giorgio, c'è Mark Webber. Oh, you know, it's such a waste, you know, we come all this way and it just looks like Nico lost his breaking point completely into turn 4 because I was with Pedro braking, Pedro was locked up on the inside, we were braking for turn 4 and it looks like Nico has just lost his where he was on the track and braked a bit late. Ecco, allora ha spiegato il pilota della Williams cosa è successo al suo compagno di squadra, che alla curva 4 ha sbagliato sul punto della frenata, evidentemente ha tardato troppo. Il Mark Webber era insieme a Pedro Della Rosa, si stavano attaccando l'un l'altro, Pedro era all'interno, lui all'esterno e poi d'improvviso è stato tamponato. Ha detto che peccato fare tutta questa strada fino a qui per poi finire entrambi la gara al primo giro. Michael Schumacher sta prendendo le misure alle due Renault, c'è Fisichella davanti con Alonso che è alle spalle invece di Arno Trulli. Intanto siamo nel corso dell'ottavo giro, 7 giri completati, 2 secondi a 7 fra Massa e Raikkonen e poi abbiamo questo quartetto. Attenzione, ancora molto vicino Michael Schumacher, Fisichella lo vede negli specchietti e va a chiudere le traiettorie, non gli dà l'opportunità appunto di sfruttare anche nelle parti lente le decelerazioni che ci sono, mentre Massa riesce a prendere un ottimo vantaggio, primo record nel primo settore, nel secondo uguale, quindi impone il suo ritmo il pilota brasiliano in questi primi giri alla corsa ripartita. Un primo 13 secondi e 9, scende sotto il muro dell'1.14, ma attenzione Michael Schumacher all'esterno su Fisichella. Michael Schumacher compie il primo sorpasso ai danni della Renault saltando Fisichella e ora il confronto, ha bucato forse la posteriore sinistra perché il tonnera è stato molto vicino a quello di Fisichella che lo aveva toccato nell'entrata della curva e infatti è bucata la posteriore sinistra. È stato pizzicato proprio dalla paratia laterale della lettone della Renault e quindi vediamo la gomma che si affloscia lentamente. Ancora più difficile il Gran Premio di Michael Schumacher, che era partito in decima posizione dopo la rottura della pompa della benzina ieri che lo aveva danneggiato in qualifica. Aveva rimontato sino al quinto posto dopo aver superato Fisichella. Ora sta cercando di riguadagnare i box, eravamo proprio dalla parte opposta. Intanto Ross Brawn, vedete, lascia il muretto, gli uomini sono già schierati. Un finale di campionato davvero difficile e sfortunato per Michael Schumacher. Era partito all'attacco con grande determinazione e ora dovrà in pratica compiere una rimonta ancora più difficile. Intanto sta cercando comunque di tornare ai box con la posteriore sinistra in queste condizioni. E c'è il rischio che possa danneggiarsi anche la sospensione. Le parti aerodinamiche, specialmente perché la gomma, come vediamo, va a sfilacciarsi nella costruzione della spalla, è rimasta ancora integra la cintura all'interno, diciamo così, del cerchione, però è avvenuto nell'ultima curva, quindi è un giro completo ad andatura ridotta per Michael Schumacher. Anche Ralf ai box. C'è da dire che dall'anno scorso l'aerodinamica vicino alle ruote posteriori, il fondo scalinato, soprattutto la parte all'interno, è leggermente più lontana dalle ruote, quindi questo potrebbe preservare da un guasto appunto di questa parte estremamente importante della vettura. Michael Schumacher raggiunge i box. Siamo nel corso del decimo giro. Ross Brawn sta guardando appunto dalla parte, adesso è andato anche dall'altra gomma, evidentemente non ci deve essere nessun problema. Riparte. Schumacher riparte. Riparte Michael Schumacher, c'è anche l'incitamento del pubblico che capisce quanto sia difficile ora la sua gara. Passa Massa. Ha perso un giro Michael Schumacher. Ha un giro da recuperare. Felipe Massa sempre al comando con 6 secondi e 3 su Raikkonen.
poi Alonso che ora è terzo, Fisichella, Barrichello, Button, Kubica, De La Rosa, Heidfeld e Trulli che è precipitato indietro. Trulli sta scivolando indietro sul monitor, la sua posizione non so se... Andiamo a vedere, sì, purtroppo la conferma anche dalla sovraimpressione della grafica televisiva. Jarno che era in lotta con i primi è ora scivolato indietro ed è rientrato ai box così come aveva fatto nel giro precedente non inquadrato il compagno di squadra Ralf Schumacher. Le due Toyota improvvisamente spariscono e ricordiamo che è una gara importante anche per loro, ecco Jarno Trulli perché sono in lotta con la BMW per la quinta posizione. Sembra ma è proprio un ritiro questo, non riusciranno quindi a lottare per questa, per questo loro obiettivo. E mi sembra che ci sia un intervento sul motore perché stavano togliendo subito il cupolino. Intanto Massa 6 secondi e 8 di vantaggio su Raikkonen, sul quale ha guadagnato ancora, e vedete Michael Schumacher davanti a lui, ha un giro da recuperare. Davvero un epilogo sfortunato per il campione, 7 volte campione del mondo della Ferrari, era al comando del Gran Premio del Giappone quando mancavano circa 70 giri al termine. Con la vittoria avrebbe sopravanzato Alonso di 2 punti dopo una lunga rincorsa, dopo aver recuperato ben 25 punti. Ecco, ecco l'immagine, quando passa, ecco qua che si pizzica la gomma posteriore, già in discesa, vediamo, ha un controllo strano con poi Fisichella che lo va a passare, sì, in uscita con la gomma che si stava già afflosciando. Sentiamo Giovannelli con Ralf Schumacher. Sì, allora Ralf, was ist passiert eigentlich? Che è successo? Well, we had a problem at the re-end of the car. We still have to figure out what it was. The mechanical failure on both cars seemed to be the same one, so we have to look into it. Thank you very much. Adesso ha detto che hanno avuto un problema meccanico al retrotreno della vettura su entrambe le vetture. Sembra essere lo stesso problema, ma ancora non sono riusciti a capire di che cosa si tratta esattamente. Saranno davvero indispettiti in Giappone. Questo doveva essere l'anno della prima vittoria Toyota, invece è arrivata la prima vittoria degli avversari della Honda e soprattutto tutti gli obiettivi sono stati falliti. C'è molto da riflettere con i grandi mezzi a disposizione della casa nipponica e sicuramente ci saranno degli avvicendamenti tecnici al vertice di questa squadra. Massa intanto porta a 7 secondi e mezzo il vantaggio su Raikkonen, che ha 3 secondi e mezzo su Alonso, poi Fisichella, Barrichello, Button, Kubica, De La Rosa, Heidfeld, Speed, Michael Schumacher al momento è in coda e ha addirittura ben mezzo minuto da recuperare su Montero che è il penultimo. Mika Schumacher gira comunque in 1:16:03, sta cercando in qualche modo, no scusate, gira in 1:13:09, sta cercando di recuperare sull'1:16:03 di Monteiro, anche se ovviamente la sua corsa ora è davvero complicata. Anche in ottica ovviamente del campionato costruttori. Mondiale costruttori, mentre qua da Lombard Camera vediamo il grande sovrasterzo che ha dovuto fare il tedesco, che aveva la gomma appunto pizzicata nella spalla e che si è poi bucata. Qui invece siamo già nella fase della parte centrale del tracciato dove si sta sfilacciando completamente la parte esterna della carcassa e qui l'immagine sulla frenata che evidentemente va a bloccare la ruota anteriore perché gli mancava l'appoggio nella gomma posteriore. Massa 1:13:03, 2 secondi guadagnati a Raikkonen in questo giro. Sì, che deve aver fatto un errore perché ha girato 1:15:03 Raikkonen, mentre Alonso ha girato 1:13:09, quindi la miglior prestazione dall'inizio di gara dello spagnolo che si è avvicinato a Raikkonen. Bene. Sentiamo Rosberg. Allora Nico, un incidente terribile, innanzitutto come stai e cosa è successo? Ma io sto bene, non c'è problema. Mi dispiace tanto per la squadra perché io ero dietro in Marco, ovviamente volevo spingere forte nel primo giro per veramente magari riuscire qualcosa di buono nell'ultima gara e non so, ero vicino a Mark e lui ha fatto una frenata tardi nella curva, penso che qualcosa sia successo accanto a lui e allora lì l'ho colpito e basta, mi dispiace per la squadra e poi l'incidente mi è rotto qualcosa, perciò mi ha mandato nel muro. Grazie. E anche Coulthard ha delle difficoltà. Il lento Coulthard alla curva del Sida do Lago, anche lui la parte più lontana del tracciato, deve fare tutta la parte lenta per poi arrivare ai box, mentre qui sconsolato anche Jarno Trulli. Sì, una stagione terribile, non è andato mai a podio quando aveva ottenuto meritatamente questo obiettivo, come per esempio a Monte Carlo
ci sono stati guasti tecnici che hanno in pratica segnato tutta la sua stagione, un solo podio per la Toyota, per Ralf Schumacher, e come detto in precedenza questo peserà nelle valutazioni che faranno a Tokyo. L'inquadratura all'interno del box della Toyota era poco chiara, ma sembrava quasi che Jarno sia andato a guardare ad altezza sospensione posteriore, poi ha scrollato la testa. D'altronde Ralf ha detto: abbiamo avuto un problema meccanico al retrotreno, quindi può darsi che si sia trattato di un cedimento di una sospensione. Sentiamolo, Jarno Trulli. Allora Jarno, che cosa è successo sulle vostre monoposto? Entrambe le macchine hanno avuto lo stesso problema, si è rotto l'elemento centrale posteriore. Si era già rotto in Indianapolis e si vede su questo circuito molto sollecitato, di nuovo è scoppiato. Un peccato, perché ogni qualvolta devo fare una bella gara, la macchina va forte, le cose vanno male. Oggi penso di poter dire che avrei potuto lottare per la seconda posizione, perché sto andando forte, mi sarei fermato al 25esimo giro, quindi non avevo poca benzina come tanti immaginavo, era la macchina che andava forte. Peccato, grazie. E accanto a Jarno Trulli avete visto la PR della Toyota, che è stata vittima di una rapina insieme ad altri uomini e donne, altro personale della Toyota, proprio qui fuori del circuito venerdì sera. Intanto Coulthard è rientrato ai box, problemi quindi pesanti per lui, vedremo se la situazione sarà risolta dai meccanici. Intanto vediamo l'inquadratura per Barrichello e Button. Barrichello ha un casco nuovo con i colori del Brasile e disegnate le impronte delle manine dei suoi due figli. Barrichello qui ha ottenuto solamente un podio e tante delusioni, non è riuscito mai a vincere. Tanto vedete Coulthard fuori dall'abitacolo. Barrichello, che è cresciuto nella casa dei nonni proprio di fronte a questo tracciato. A proposito di piloti brasiliani, qui hanno vinto due volte Fittipaldi, due volte Piquet, due volte Senna, un successo di Carlos Pace, al quale è intitolato il circuito. Carlos Pace qualche tempo dopo quella vittoria morì in un incidente aereo. Barrichello non è mai riuscito a trionfare qui, un suo grande cruccio. Ora al comando c'è un altro ragazzo di San Paolo, Felipe Massa, nonni di Cerignola, chiare origini italiane, primo anno di Ferrari per lui. Felipe Massa, che è sembrato sempre molto tranquillo durante tutto il weekend, è riuscito a sfruttare la Ferrari al meglio nelle prove libere e ieri dopo le qualifiche ha avuto modo anche di rilassarsi. Eravamo con appunto alcuni meccanici della Ferrari, si parlava del dialetto modenese che è vicino a quello brasiliano, con una parola tipo fornesao che vuol dire fornace, mentre forner vuol dire panettiere. Si stava giocando su queste cose a dimostrazione appunto di quanto fosse sereno e quanto la pole position gli avesse dato tranquillità, questa pole position presa davanti al suo pubblico, con anche a fine giro, con dei gesti non di rabbia ma da dimostrazione da parte del pubblico, sì, appunto, di scaricare questa tensione che aveva e che voleva appunto dimostrare a casa propria. Fra l'altro ha una tuta verde, giallo-verde, proprio in onore del Brasile. È la prima volta che si vede un ferrarista con una tuta del genere. Enzo Ferrari non avrebbe credito. No, anche probabilmente gli ha anche portato fortuna, perché un colore completamente diverso negli ultimi anni di quello che abbiamo visto appunto delle tute utilizzate dai piloti Ferrari. Dopo aver messo in cascina un buon vantaggio, 9 secondi e 4, Massa ora sta leggermente amministrando il suo margine, ha alzato leggermente il piede dall'acceleratore. Raikkonen ha fatto meglio di lui di 3 decimi. Poi troviamo Alonso che è virtualmente a podio, gara estremamente tranquilla la sua. Poi Fisichella, Barrichello, Button, Kubica, Della Rosa, Heidfeld e Speed. Schumacher, Mika Schumacher in ultima posizione, recupera 3 secondi a giro su Montero che è penultimo ed è sedicesimo. Sentiamo Coulthard. Sì, ecco, è appena arrivato. Allora David, cosa è successo sulla tua macchina? What was the problem on your car? Gearbox. Un problema al cambio. How did you see the race in the first part? Come hai visto la gara nella prima parte? It was okay. Lost the place to Saito, but I overtook him again at turn one, which was fun. Other than that, thank you very much. Dice il suo inizio di gara è stato così, insomma, ha perso una posizione da Saito, poi è riuscito a recuperare nella prima curva. Comunque, insomma, il cambio l'ho abbandonato e si è dovuto ritirare. Fra l'altro, fra pochi giri dovrebbero iniziare le soste per chi ha fatto la strategia di due soste, cioè qua presumo tutti, insomma, le vengono indicate dal 19esimo al 23esimo giro la possibilità di effettuare la prima sosta.
Michael Schumacher gira comunque su 1.13.8, che sono i tempi che stanno facendo Raikkonen ed Alonso, mentre Massa riesce ad essere più incisivo, 1.13.3, quindi mezzo secondo più veloce dei suoi diretti avversari. Continua a guadagnare, ha portato a 10 secondi il suo vantaggio sul finlandese, mentre Alonso, come vediamo, si è avvicinato a Raikkonen a 1.06. E qui ancora la frenata, il slow motion della frenata di Schumacher nella parte centrale del tracciato. Questo invece è Della Rosa con dietro Heidfeld, che lo sta tallonando a soltanto 8 decimi. Della Rosa, che è stato confermato all'ultimo momento, sembrava che qui dovesse esordire Lewis Hamilton, il gioiello di Ron Dennis, che probabilmente però vedremo comunque nella prossima stagione. Emergente, ha vinto il campionato GP2. Non hanno voluto forse correre rischi, temendo di bruciarlo qui su un circuito che non conosce. Però in contrapposizione sarebbe stato per lui un grande vantaggio arrivare appunto a conoscerlo per l'anno prossimo. E ora una breve pausa, torneremo fra poco. In chiave futura parlavamo di Hamilton, c'è stata anche la conferma della squadra BMW con Heidfeld e Kubica. Qui intanto siamo proprio in casa Ferrari con gli uomini in rosso. Ricordo, prossimo fine settimana a Monza per salutare Michael Schumacher e la Ferrari. Poi il campione tedesco si sposterà a Vicenza alle 18.30, partita della Nazionale Piloti allo stadio Menti, e la chiusura dell'attività anche per quest'anno della Nazionale Piloti, che ha raccolto diversi fondi da devolvere in beneficenza, e quindi a seguire ci sarà la solita festa in uno splendido locale di Padova. Per quanto riguarda intanto Massa, ecco qui un dato significativo, giro record per il brasiliano che ha al comando, un primo 13 secondi 288 millesimi. Felipe Massa ha oltre 10 secondi e 6 di vantaggio su Raikkonen, sul quale ha guadagnato 4 decimi. Poi troviamo Alonso, Fisichella, Barrichello. Mika Schumacher si è portato a 17 secondi da Monteiro, gira in 1.13.6, stesso tempo di Raikkonen, tanto per intenderci, ma ovviamente è nelle ultime posizioni. E quindi la sua gara sembra purtroppo segnata. Tanto qui siamo proprio con la BMW Sauber di Heidfeld, a questo punto sicuri della quinta posizione nella squadra tedesca, che ha pensato bene di rendere omaggio a Michael Schumacher scrivendo nelle prove libere un grazie Michael sugli alettoni posteriori. Un riconoscimento per quello che Michael Schumacher ha segnato, ha rappresentato per la Formula 1. Intanto Stella Bruno nei box mi segnala che sono pronti i meccanici della Renault, così come quelli della Honda ora inquadrati, e quindi ora ci saranno i primi pit stop. Massa intanto ha completato un altro giro in 1.13.3. È la dimostrazione di quanto appunto Raikkonen rientra ora, di quanto sia equilibrata la Ferrari, quanto Massa riesca a portarla al limite dopo 21 giri con le stesse gomme, ancora dei tempi eccezionali, mentre Raikkonen cambia gomme e ha fatto rifornimento con 8 secondi e mezzo. Button e Barrichello entrambi nella corsia box. No, Button no, chiedo scusa. Fisichella e Barrichello rischiano la collisione al momento di tornare in pista, con Barrichello che sperava di guadagnare una posizione su Fisichella. Tanto Raikkonen rientra alle spalle di Heidfeld in questo momento. Stavo vedendo Michael Schumacher, dovrebbe passare a breve dinanzi alla nostra postazione. Ha una quindicina di secondi da recuperare su Monteiro, che lo precede. Ecco Michael Schumacher, 13 secondi, guadagna sempre 2-3 secondi a giro, però è chiaro che è condizionato dalla ultima posizione dopo la foratura che ha subito nel sorpasso di Fisichella, quando c'è stato un leggero contatto con una paratia del Sì, è stato un contatto quasi impercettibile con la paratia laterale della tendone anteriore, che evidentemente, come dicevo, ha pizzicato quel tanto la spalla per appunto afflosciare subito il pneumatico, e purtroppo Michael Schumacher ha dovuto fare un giro intero, ed è quello che poi lo ha anche penalizzato, perché
è andato pianissimo in quel giro. Fra l'altro le paratie anteriori dell'alettone devono avere ogni singolo pezzo un raggio di curvatura proprio per evitare che si trasformino in coltelli, però evidentemente non è bastato. Prevediamo qui l'uscita di Barrichello con Fisichella che arrivava e c'è stato veramente il rischio di un contatto all'interno della pit lane. Per quanto riguarda, ecco, una considerazione sul mondiale che sembra sempre più vicino ad Alonso, il pilota spagnolo è stato in testa sin dalla prima gara, non ha commesso errori di pilotaggio, anche quando la vettura era inferiore alla Ferrari si è difeso. Intanto Massa giro record 1.12.8, però c'è un grande rimpianto perché la Ferrari dopo questa Mika Schumacher dopo questa grande notevole rimonta, 25 punti recuperati, era virtualmente addirittura davanti di due lunghezze a pochi giri dalla conclusione del Gran Premio del Giappone. Poi tutto è sfumato per questa rottura a Suzuka, ma il rimpianto è maggiore perché in diverse circostanze, ricordo per esempio la sostituzione dei motori in Malesia, il problema delle gomme in Australia con l'incidente di Mika Schumacher, intanto qui ancora siamo sulle due Ferrari. Poi la vicenda di Monte Carlo e anche, se ci vogliamo mettere di mezzo, gli errori, diciamo quelle situazioni sfortunate di Budapest e della Turchia, che comunque sono stati errori di Mika Schumacher, hanno fatto sì che la Ferrari non prendesse quel margine che poteva ottenere. Intanto Massa dovrebbe ora rientrare, sono pronti gli uomini della Ferrari, Felipe Massa al rifornimento dopo 23 giri, quindi aveva ottenuto la pole con un buon carico di carburante Massa. Mika Schumacher prosegue, ha girato in 1.13.3, si è portato 8 secondi da Monteiro. Transita intanto Alonso che ora prende il comando della gara. Alonso ancora non si è fermato, ricordiamo poi Button, è lunghissima la via di uscita della corsia dei box, però dopo un tratto iniziale si può togliere il limitatore e quindi dare, spingere al massimo. Alonso e Button non hanno rifornito, sono davanti a Massa che secondo la proiezione del computer tornerà a fermarsi dopo fra altri 27 giri. Ricordo che complessivamente sono 71 i giri previsti, come segnala anche la scritta in sovrimpressione, ne mancano 47 al termine. Peraltro anche l'entrata dei box è molto particolare su questo tracciato, si arriva velocissimi, bisogna rimanere chiusi a sinistra per imboccare appunto l'entrata, ma si arriva in settima ad altissima velocità e tutti ovviamente nelle prove libere di venerdì e di sabato hanno cercato di abituarsi a questa entrata che sicuramente è forse la più difficile di tutto il mondiale. Sì, intanto è un circuito particolarissimo, abbiamo sempre detto che ci sono tanti dossi nonostante provvedano sempre ad asfaltarlo ogni anno, perché appunto la zona si chiama Interlagos, è una zona paludosa disseminata di laghetti. Intanto rientra Button, quindi il terreno sotto la pista è di argilla, è un terreno cedevole e per questo anche se viene spesso riasfaltato il fondo stradale ha diversi punti di avvallamento. Button, primo successo in carriera per lui quest'anno e anche primo successo per la Honda dopo il ritorno in Formula 1 in Ungheria. Massa ora recupera una posizione secondo alle spalle di Alonso che dovrà fermarsi fra poco. Quindi c'era un diverso carico di benzina fra Fisichella e Alonso, ma non di molto perché ora i meccanici della Renault sono già fuori per il pit stop dello spagnolo, mentre Kubica, Della Rosa e Heidfeld ancora non si sono fermati. Intanto Mika Schumacher si è portato a 4 secondi da Monteiro, ne aveva 30 di ritardo al momento in cui era scivolato in ultima posizione. Alonso si ferma, aveva a disposizione solo due treni di gomme nuove. Riparte dopo 8 secondi e 7 mentre sono transitati Massa e Kubica.
Ecco la parte di uscita, adesso purtroppo è stata la regia che ha staccato, ma la parte di uscita della pit lane che va a seguire tutta la curva do sol per poi appunto apparire adesso. Attenzione, nella parte di accelerazione. Vediamo dove rientra Alonso, prudentemente alle spalle di Heidfeld, con Massa che quindi al comando davanti a Kubica, Della Rosa, Heidfeld e Alonso. Però è davanti a Raikkonen. Sì, che ha rifornito, a differenza di Della Rosa, Heidfeld e anche di Kubica, che dovranno fermarsi. Massa è tornato quindi leader della gara. Andiamo ai box dove c'è Ettore Giovannelli. Ieri sera, dopo la splendida pole position, Felipe Massa, con grande spirito di squadra, aveva confessato ad un giornale qui portoghese, un giornale brasiliano, che per lui la cosa più importante nella carriera è vincere questo Gran Premio in casa, ma che se fosse stato davanti e Schumacher secondo nelle fasi finali della gara, con Alonso ritirato fuori dai punti, allora sarebbe stato disposto anche a cedergli la prima posizione e la vittoria pur di consegnargli il titolo. Evidentemente per lui questa opzione non si pone, quindi può tranquillamente fare la sua gara e andare a vincere. Kubica ai box, grazie. Era anche l'ossessione di Senna, che riuscì a vincere qui solamente il 91, ricordo quella gara dove lui nell'ultimo giro, dopo aver tagliato il traguardo, quasi era lì per svenire dalla stanchezza e si lasciò andare anche ad un urlo liberatorio, proprio perché aveva inseguito per tanto tempo il sogno di vincere qui di fronte al suo pubblico. C'è una torsida davvero entusiasta a sostenere i piloti di casa, proprio fra l'altro sotto la nostra postazione, ogni tanto trema la terra proprio sotto i nostri piedi. Il pubblico brasiliano è caloroso come lo si conosce, sia per uno sport popolarissimo come il calcio, sia per questa per la Formula 1, che in Brasile ha avuto dei campioni di grandissimo livello: Emerson Fittipaldi, Nelson Piquet, Ayrton Senna. Quindi c'è una tradizione motoristica e con un pubblico particolarmente attento, quindi vincere davanti al proprio pubblico per un brasiliano è sicuramente importante. Mentre siamo a bordo della McLaren di Raikkonen, ho visto Heidfeld rientrare ai box, Massa, Della Rosa, Alonso, Raikkonen e Button invece sul traguardo. Volevo farvi notare, almeno per quello che ci dice il computer, che Michael Schumacher ha recuperato una posizione su Albers, che si è fermato ai box, ma ormai è prossimo al sorpasso di Monteiro, quindi sta recuperando almeno delle posizioni Michael Schumacher, precipitato in fondo al gruppo dopo la foratura al decimo giro, conseguente a un contatto con la Renault di Fisichella che lui aveva appena sorpassato. Tra l'altro Button ha sorpassato Raikkonen in questo giro alla curva in fondo al rettilineo dei box, e adesso lo stesso Button va ad attaccare Alonso con Della Rosa, che non si è ancora fermato ed è l'unico fra i primi che probabilmente nei prossimi giri andrà a fermarsi, quindi la vettura abbastanza scarica di carburante. Era partito dodicesimo. Qua il sorpasso negli ultimi metri della frenata di Jenson Button a Raikkonen. Una stagione dura per la McLaren, nessuna vittoria, l'ultimo successo proprio qui, una doppietta un anno fa con Montoya e Raikkonen. Una stagione difficile per la McLaren, che l'anno prossimo avrà Alonso come prima guida. Fra l'altro non sorprende il sorpasso di Button a Raikkonen proprio in frenata, perché la McLaren, per giocare il tutto per tutto, ha scelto un assetto aerodinamico molto scarico rispetto agli altri, agli stessi alettoni, ce lo ha spiegato stamattina proprio l'ingegnere di pista, gli stessi alettoni utilizzati a Montreal, mentre invece la Renault, che venerdì aveva iniziato con questa soluzione, poi passata da alettoni che erano stati utilizzati a Silverstone con un po' più carico. Intanto Michael Schumacher ha superato Monteiro, Sato si era fermato ai box, quindi ora è tredicesimo il tedesco della Ferrari. Ma andiamo ai box da Ettore Giovannelli. Sì, in casa Renault nei pit stop Fernando Alonso ha chiesto ai suoi meccanici di adeguare, modificare la pressione delle gomme, mentre Giancarlo Fisichella ha chiesto e ottenuto evidentemente di modificare, aumentando l'incidenza dell'alettone anteriore. Intanto c'è stato un contatto fra Kubica e Speed e la vettura del polacco è stata danneggiata. Sì, nell'ala anteriore ha perso anche lui, credo,
la paratia laterale con il contatto che c'è stato col pilota americano della Toro Rosso. Andiamo da Stella Bruno. Sono nel box Ferrari, sono con Luca Colaianni, responsabile della comunicazione. Come si è vissuto nel box Ferrari quest'ennesima difficoltà nel finale di campionato per Schumacher? No, è una grande delusione, perché quello che stiamo vedendo da parte di Felipe dimostra che oggi le nostre macchine erano sicuramente le migliori, sono sicuramente le migliori, c'erano tutti gli elementi anche per probabilmente per portarle tutte e due davanti a tutti. Chiaro che ha perso un giro, ha dovuto anticipare il pit stop a quel momento, la sua corsa è rovinata. Queste ultime due gare sembra che si sia concentrata una serie di coincidenze negative. Adesso vediamo di finire nella maniera migliore. Comunque resterà sempre comunque un giorno speciale questo. Sì, certo, queste situazioni sfortunate non incidono sul giudizio che si può avere di Michael Schumacher in 250 Gran Premi, con le sue 91 vittorie, 7 titoli ridati e quello che ha rappresentato soprattutto per la Ferrari. Ecco, è stato un binomio straordinario, forse irripetibile, questa combinazione pilota scuderia Michael Schumacher Ferrari, ben 11 titoli ridati, ricordiamo, conquistati dopo un ventennio di difficoltà, con la ristrutturazione che affrontò Luca di Montezemolo all'inizio degli anni 90, grazie anche poi all'impegno di Jean Todt, con Michael Schumacher che è stato il vero leader di questa squadra. Significativa la dichiarazione di Luca Baldisseri, uno dei tecnici primo piano: Michael Schumacher è stato la Ferrari in questi anni. Voleva anche significare il ruolo di leader che ha avuto, di campione, ma anche, ecco, sentiamo Niki Lauda. Allora, Niki, l'avventura di Schumacher finisce così in modo forse triste. Molto triste, perché lui è andato molto bene dopo la partenza e dopo me lui toccato con Fisichella e rotto la gomma. Molto sfortunato, secondo te avrebbe meritato il titolo per la rimonta che ha fatto? Il risultato come oggi, come c'è, per l'ultima corsa un disastro. Senti, guardiamo tutta la carriera di Michael, cosa significa la fine di un'era per la Formula 1 secondo te? Lui è l'unico che ha vinto 7 volte il campionato, per me il numero uno. Adesso lui va a casa, vediamo la futura. Grazie. Eh sì, il pilota che ha vinto di più, tutti i record più significativi gli appartengono, e soprattutto ha segnato, intanto qui vediamo che ha compiuto un altro sorpasso, mi sembra Danny Dorbons, quindi in 12ª posizione, ha segnato fortemente la storia della Ferrari, più dello stesso Lauda, più di Ascari. Soprattutto credo che Schumacher in queste ultime gare abbia dimostrato una grandissima volontà, ancora una grandissima cattiveria, voglia di vincere. In Cina per me è stato uno dei suoi migliori Gran Premi, anche l'avvio di questo Gran Premio sembrava ripetere un po' quasi una fotocopia di quello che era successo in Cina, quindi grande voglia proprio sino all'ultimo di dimostrare che è il più bravo. Lascia senza aver imboccato il viale del tramonto, però ci dispiace questo epilogo, ma intanto vediamo che ha recuperato anche sulla Toro Rosso di Liuzzi. Al momento Michael Schumacher è 11esimo, quindi anche in questa situazione di difficoltà vuole dimostrare che lascia questo mondo comunque da protagonista, da pilota che ancora è in grado di lottare per ottenere dei risultati e di affrontare anche situazioni difficili come quelle che ha vissuto in questo weekend. Massa intanto ha portato a ben 21 i secondi di vantaggio su Della Rosa, che ha le sue spalle e che ancora non ha rifornito Della Rosa. Qui siamo con Alonso? Sì, con Alonso che ha davanti Della Rosa, che arriva lungo alla nuova curva Giunsao, nuova perché è stata riasfaltata, così è stata definita. E con Della Rosa appunto non ha ancora rifornito, a questo punto si può pensare che abbia impostato la gara per la tattica di una sosta, quindi una partenza lenta, ma poi ha recuperato nel momento gli altri hanno fatto il pit stop. Speed, l'americano Scott Speed, si era fermato il giro precedente. E ricordiamo che c'era stato anche un contatto fra lui e Kubica. Massa completa il 34esimo giro, 1:13:07, abbondantemente in vantaggio su Della Rosa. Qui siamo sulla vettura di Barrichello. These lap times are good, Rubens. You are still again the quickest car on the circuit except for Massa.
gli hanno confermato che è ancora la vettura più veloce in pista di quelle del lotto, di quelle che appunto sono così compattate da De La Rosa in poi, al di là di Massa che invece sta girando quasi 6-7 decimi più veloce rispetto appunto a tutti gli altri, con Barrichello che adesso è vicino a Fisichella e sta cercando di capire dove poterlo sorpassare. Tra l'altro questo ci fa ritornare in mente le frasi stamattina di Pat Simmons, che McLaren e Honda avevano fatto la scelta giusta di gomme soprattutto per questa variazione di temperatura ambientale, e lo dimostra appunto il comportamento in gara sia delle Honda che della McLaren. Intanto Michael Schumacher in decima posizione si è avvicinato notevolmente alle BMW che lo precedono, quelle di Heidfeld e di Kubica. Questo intanto è il quadro complessivo, senza nulla togliere a Massa, autore di una splendida progressione. De La Rosa sta tenendo un po' dietro questo gruppetto formato da Alonso, Button e Raikkonen. Fra l'altro Alonso non ha nessun interesse a spingere, e quindi questo, intanto sono fuori i meccanici della McLaren, quindi starà per fermarsi De La Rosa. Vediamo, infatti è rientrato. Non è più davanti ad Alonso, che viene attaccato però da Button. Il Button vicinissimo ad Alonso, ci sono due punti in pratica dove si può tentare il sorpasso, proprio alla S di Senna e poi alla curva 4. Vediamo, De La Rosa riparte dopo 10 secondi e 8, quindi tanta benzina a bordo. Sì, per arrivare fino in fondo, quindi tattica di una sola sosta per De La Rosa, l'unico che ha scelto questa soluzione. Barrichello. Michael Schumacher fa la sua miglior prestazione adesso con 1.13 netto ed è a 4 decimi da Heidfeld, che è in nona posizione. Intanto si è fermato Dorbons, una breve pausa per noi. Eccoci di nuovo in onda con Michael Schumacher ormai nei tubi di scarico di Heidfeld. E va decisamente più forte. Sì. E fra l'altro si vede la scritta davanti, grazie Michael. Speriamo che Heidfeld guardi negli specchietti a questo punto, perché è vero che Michael avrà una bella prospettiva di quel ringraziamento che gli ha fatto la BMW, che c'era, adesso non c'è più. Lo scavalca proprio sul rettilineo dei box Michael Schumacher, va poi giù nella S di Senna e guadagna l'ottava posizione, quindi entra in zona punti dopo che era scivolato in coda al gruppo al decimo giro per la foratura rimediata nel contatto con la Renault di Fisichella che aveva appena superato. Comunque sia una grande gara di Michael Schumacher, che sta rimontando furiosamente dalle retrovie, si sta battendo anche contro un destino che lo ha bersagliato in questi ultimi Gran Premi, togliendolo di fatto dalla lotta per la conquista del titolo iridato. Massa completa un altro giro a 24 secondi di vantaggio sul pilota che è in seconda posizione e che ora è Fernando Alonso, dopo che De La Rosa si è fermato a rifornire. Sfrutta ancora la scia Button, ma è troppo lontano per affrontare il sorpasso, anche se aveva azzardato un sorpasso in quel punto nei confronti di Raikkonen, che gli era riuscito bene, mentre le immagini sono ritornate su Massa, che nella parte centrale del tracciato davanti a sé dei doppiati che deve gestire, ma ben 24 secondi di vantaggio su Alonso gli permettono di poter appunto affrontare questi doppiaggi senza Michael Schumacher, giro record per Michael Schumacher, un primo 12 secondi 832 millesimi e ha soltanto 3 secondi e 6 da Kubica. E ha guadagnato, stava appunto facendo i calcoli, 2 secondi su Kubica che gli è ora davanti. Michael Schumacher scatenato, tanto sono pronti proprio alla BMW con il cambio del musetto. Sì, perché Kubica aveva toccato il muso con Speed, aveva perso parte della paratia di destra e nel pit stop vorranno evidentemente cambiare anche l'ala anteriore per dare più stabilità alla vettura. E quindi Michael Schumacher guadagnerebbe un'altra posizione, scalerebbe in settima posizione, andrebbe a prendere Barrichello che precede Fisichella, quindi straordinario dall'ultima posizione. Due tempi record ancora nella parte centrale nel primo tratto per il tedesco della Ferrari. Sembrava una gara segnata la sua, adesso sta rimontando furiosamente Michael Schumacher.
Eccoci alla guida della sua Ferrari. Un primo 12 secondi 438 millesimi, ancora bassa il limite sul giro record in gara. Eccoci intanto con la vettura di Kubica danneggiata nell'urto con Speed. No, è Heidfeld che è entrato in box. Allora evidentemente anche Heidfeld aveva dei problemi sull'ala. Mika Schumacher è ora a un secondo e sette dall'altra BMW. Eccoci intanto con Button che ha le spalle di Alonso. Tra l'altro abbiamo parlato prima di AD, lasciano anche le multinazionali del tabacco che sponsorizzano Renault che è davanti e Honda che è inquadrata ora da questa onboard camera. Quindi al tramonto l'epoca delle grandi industrie del tabacco in Formula 1 che vengono sostituite da grandi istituti finanziari e da giganti delle telecomunicazioni. E di questo appunto l'annuncio, l'ultimo annuncio che riguarda la Williams, 3 anni di sponsorizzazione con un colosso americano che ridarà sicuramente linfa alla scuderia di Frank Williams dopo un momento difficile. Sta recuperando, avrà la fornitura di motori Toyota e si dice che probabilmente avrà anche tecnici di valore in più come Ross Brawn in un futuro. Questa è una voce. Intanto vediamo Mika Schumacher sul Kubica. Mika Schumacher sul Kubica era passato sul traguardo con soltanto un decimo di ritardo ed ovvio che dal traguardo alla prima curva poi ne ha sfruttato la scia e ha portato all'interno l'attacco, sorpasso pulito questo di Mika Schumacher. È in settima posizione ora Mika Schumacher. Largo, ha sbagliato, è andato sullo sporco. Vedete come cerca di pulire le gomme nel tornantino dopo l'arancia, è andato larghissimo, ha perso ancora la posizione nei confronti di Kubica. Ovviamente al limite sta cercando di recuperare tutto quello che può. Nel giro precedente 1:12.9, ancora più veloce di tutti rispetto a quelli che sono davanti a lui. Un leggero errore di traiettoria che ha pagato caro perché ha ripreso circa 2 secondi e mezzo da Kubica, vediamo, no, soltanto un secondo, quindi ha recuperato ancora nelle ultime curve, deve riproporsi adesso nell'attacco nei confronti del polacco. Traiettoria molto sporca all'esterno. Sì, ce lo diceva Luca Baldisseri prima della gara, uscire fuori dal binario gommato è rischiosissimo perché c'è molto sporco su questo tracciato, ricordiamo la periferia di San Paolo. Fra l'altro anche c'è parecchio vento, circa 6 km orari, quindi ha portato una patina anche di sabbia, di polvere, questo vento oggi sull'asfalto di Interlagos. Questo è il punto dove prima in precedenza aveva fatto l'errore Mika Schumacher, che adesso tallona Kubica nella parte centrale del tracciato, ancora nel tornantino Bico de Pato che lo porta poi alla curva in discesa Merguglio. Secondo intermedio dove non si può fare sorpassi se non si è troppo così vicini, diciamo, all'avversario, e adesso qua può sfruttare la scia del polacco e nella parte già forse prima del traguardo sbucare all'interno del pilota della BMW. Ancora davanti a Kubica Michael Schumacher con grande facilità sempre nel rettilineo. Schumacher che evidentemente sta sfruttando tutto quello che può anche dei giri motore, con un motore qua particolarmente potente portato dalla Ferrari. Sia le Ferrari che la Renault utilizzavano un motore proprio nuovo in questa gara, quindi con la possibilità, diciamo tra virgolette, di spremerlo al massimo. Mentre invece, tanto abbiamo visto che un sacchetto volava, probabilmente Schumacher l'ha evitato, invece l'ha evitato. È rientrato proprio nella parte di sinistra della vettura di Kubica. Se finisce nei radiatori può ostruire appunto il passaggio dell'aria, come diceva in precedenza Ivan Capelli, mentre in casa a Renault hanno dato un motore più spinto a Fisichella, un motore meno spinto, più affidabile ad Alonso, però c'è stato anche un piccolo giallo perché venerdì mattina, prima che le vetture andassero in pista, alla Renault hanno deciso di sostituirlo con un'analoga unità che però era montata in precedenza sulla vettura di riserva, sul muletto. Ancora abbiamo rivisto il sorpasso di Michael Schumacher, andiamo da Ettore Giovannelli. Con Keke Rosberg, che ne pensi dell'addio di Schumacher di questa gara? What do you think of Michael's return? Well, he's had a very difficult race, you know. In a way it's shame because I'm sure he really wanted to win this last race, but
He's going very fast now, so he will end up on the podium today. With a nice finish for him. Thank you very much. Thank you, Keke. Sì, Keke che sta andando via con Nico, suo figlio, dice peccato, peccato perché sicuramente Michael voleva almeno vincere quest'ultima gara, anche se non il titolo. Peccato perché sta andando fortissimo, è il più veloce. Se continua così, però, ha detto, potrebbe anche andare a finire sul podio e sarebbe un'ulteriore dimostrazione della sua grande forza di volontà. E poi lo ha salutato con un bel sorriso e con un ciao ciao. Grazie, Michael Schumacher, al momento è settimo, però ricordiamo che c'è ancora il valzer dei pit stop per valutare meglio quelle che possono essere le proiezioni finali. Comunque sia, è stato autore di una rimonta rabbiosa che sta continuando, perché sta guadagnando ora su Barrichello che gli è davanti circa un secondo al giro. Aspettiamo anche questo passaggio, al momento c'erano circa 10 secondi di ritardo fra Mika Schumacher e il suo ex compagno di squadra Rubinho Barrichello. Ecco, nell'immagine di Alonso abbiamo visto lo spagnolo appoggiare la testa sulla parte destra della scocca della vettura, perché quel curvone, quando si esce dalla curva Junsao, c'è questa lunga curva verso sinistra che mette a dura prova i muscoli del collo, così come l'uscita della curva del Sol, che si fa in sesta addirittura a 260 all'ora. E negli ultimi giri di questa gara parecchi piloti avranno appunto la testa inclinata dalla parte opposta, proprio perché questo tracciato gira in senso antiorario e mette a dura prova fisicamente i piloti, ma specialmente i muscoli del collo. 43 giri completati, 28 al termine, con Massa che ha 25 secondi di vantaggio su Alonso, seguito da Button, poi Raikkonen, Fisichella, Barrichello. Michael Schumacher al momento è settimo, era piombato in ultima posizione dalla quinta che possedeva dopo una foratura rimediata in un contatto con la Renault di Fisichella che si apprestava a superare Flavio Briatore. Ricordiamo i mondiali vinti con la Benetton, con Mika Schumacher, due mondiali piloti, un mondiale costruttori, e poi l'anno scorso la doppietta con la Renault. Dopo i primi tentativi, diciamo, di Jenson Button di attaccare Alonso, di sfruttare il momento positivo che aveva avuto, che l'aveva portato anche a superare Raikkonen, il pilota appunto della Honda inglese, si è allontanato da Fernando Alonso, ne tiene le distanze e non è stato più in grado di proporsi nel sorpasso. Manca anche un po' di velocità di punta alle Honda, che hanno scelto un assetto aerodinamico più carico rispetto alle Renault, hanno un assetto un po' tipo Imola, con anche un alettone con maggiore incidenza, soprattutto si vede, si nota abbastanza bene al retrotreno proprio vicino alle altre vetture. D'altronde anche Joclea aveva confermato questa scelta per garantire una maggiore maneggevolezza alla vettura. In questo momento Massa primo, Mika Schumacher settimo, Alonso secondo e Fisichella quinto. Andrebbero 12 punti alla Ferrari, 12 punti alla Renault, che ha un margine di 9 lunghezze sulla Ferrari. Questo per quanto riguarda la prospettiva del mondiale costruttori. Intanto Michael Schumacher continua a macinare record, e ora la migliore prestazione nel tratto centrale, si è portato a 8 secondi e 7 da Barrichello, ma sta ancora recuperando, aspettiamo il passaggio sul traguardo. Ecco, 7 secondi fra Barrichello e Michael Schumacher, con un secondo e mezzo mangiato dal tedesco nei confronti del brasiliano. Sì, anche perché Barrichello adesso è in lotta con Fisichella, soltanto 8 decimi di distacco tra Rubens e Fisico, per cui questa lotta che porta i due a girare 1.14 netto, quindi molto più lenti del passo sia di Raikkonen che di Alonso, ma soprattutto di Michael Schumacher, che ha girato 1.12.5 addirittura. Sì, ma appunto Schumacher si trova nella situazione ideale, che non ha nessuno davanti, mentre appunto sia Barrichello che Fisichella sono, essendo in lotta fra di loro, ovviamente hanno un ritmo leggermente più conservativo. Questa invece è la vettura di Alonso, che ha detto di sé Button sempre a distanza, che non riesce ad avvicinarsi appunto al pilota spagnolo della Renault. Vediamo sul lungo rettilineo che porta poi alla frenata della curva davanti ai box, Button è ben lontano. Intanto ci chiede la linea Stella Bruno dai box della BMW.
Sì, volevo spiegare che Heidfeld ha cambiato il musetto perché al 32esimo giro aveva avuto un contatto con gli Uzzi e poi dal box del Toro Rosso invece la conferma che non è stato registrato alcun problema sulla vettura del pilota italiano. Barrichello ai box per cambio gomma e rifornimento, ha rischiato un po' il meccanico che era davanti, era leggermente lungo. Barrichello che riparte con questo nuovo casco dedicato al Brasile, così come la tuta di Felipe Massa. Massa che assieme a Jean Todt è andato a portare dei doni ai bimbi ricoverati in un ospedale oncologico qui di San Paolo. Fra le tante iniziative della Ferrari vi ricordo anche prossimamente il 4-5 novembre il convivio degli amici della Ferrari a Sacile, Gorizia, Cormons e Godega di Sant'Urbano, un'altra delle tante manifestazioni che ci saranno per salutare gli uomini in rosso e per vivere intensamente comunque il mito della Ferrari, in questo caso anche con un raduno e con diverse iniziative benefiche. Intanto si preparano gli uomini della Ferrari per il pit stop presumo di Michael Schumacher. Massa è passato con 27 secondi di vantaggio su Alonso, rientra Michael Schumacher, rientra il campione tedesco che era in sesta posizione. Vediamo quanto carburante imbarcano. Gomme nuove, questo sarà un punto a favore di Michael Schumacher almeno nella parte finale. 7 secondi e 7 la sosta per il immettere il carburante necessario per andare fino al termine della gara. Michael Schumacher dovrebbe rientrare in nona posizione, credo. Vediamo, perché c'erano due o tre piloti che sopraggiungevano, Della Rosa, Sato, Speed. Andiamo a vedere. Michael Schumacher alle spalle di Barrichello, quindi dovrebbe essere, è difficile adesso fare i calcoli, vediamo, in ottava davanti posizione. Davanti a Della Rosa. In ottava posizione. E quindi davanti a Della Rosa e appunto dietro a Barrichello, dove ha ancora una volta nell'ultimo giro ha bruciato circa 3 secondi rispetto al brasiliano. Prima appunto che Rubens Barrichello rientrasse anche lui a fare il suo secondo pit stop. Comunque ricordiamo che adesso diversi piloti che gli sono davanti dovranno fermarsi per rifornire e quindi lui non avrà più l'obbligo di fermarsi in box, potrà sicuramente guadagnare delle posizioni. Andiamo a vedere intanto, ecco, i passaggi dei piloti che gli sono davanti. Michael Schumacher ha 1,3 secondi di ritardo su Barrichello e poi a circa 8 secondi di ritardo su Kubica. Intanto rientra Sato, ricordo però che a differenza di Michael Schumacher questi piloti hanno effettuato una sola sosta. Come siamo già a 22 giri dalla conclusione. Come era già successo altre volte, alla seconda sosta non sono stati messi cerchi con la carenatura. Michael behind you and you are racing him. L'informazione dell'ingegnere è dietro Michael, quindi date una sveglia, tanto per essere chiari, questo era il concetto. Può suonare come un incubo. Però. Si preparano i meccanici della Renault, intanto è passato Alonso, quindi rientra Fisichella. Giorgio. No, dicevo che sono stati messi i cerchioni con le carenature più piccole che non coprono quasi completamente, come era già successo in altre occasioni. Fisichella ai box. Aveva un margine di tranquillità nei confronti dei piloti che in classifica. Intanto rientra anche Kubica. E Michael Schumacher è nuovo record, un primo 12 secondi e 3. Un primo 12 secondi e 3 per Michael Schumacher. Ed è a 2 decimi da Barrichello. Intanto qui c'è Yamamoto con Monteiro. Michael Schumacher, eccolo qui. 1:12.385. Si fa vedere negli specchietti del brasiliano per disturbarlo ovviamente, perché non era certo un'azione di sorpasso quella, ma per fargli capire appunto chi sono arrivato negli scarichi. Dovrebbe avere un grosso vantaggio in termini di velocità di punta Michael Schumacher nei confronti della Honda di Barrichello, quindi presumibilmente l'attacco lo dovrebbe fare proprio sfruttando questa dote. Sentiamo Ettore Giovannelli intanto. Sì,
Sì, più che sentire volevo farvi vedere il clan Schumacher, tutti qui, vedete in fondo c'è la moglie Corinna, il papà Rolf, tanti amici d'infanzia che lo hanno seguito fino a qui per questa ultima gara, tutti comunque andranno a festeggiare insieme questa sera, perché questa sera comunque vada ci sarà una grandissima festa da Dio per Michael Schumacher. Eh sì, però una nota negativa, mancherà Ralf, che pare non abbia ultimamente dei buoni rapporti col fratello, solamente formali. Ralf rientrerà subito in Europa perché ha detto c'è la festa di mio figlio e avrò modo comunque di salutare Michael in un'altra occasione, quindi nella festa in famiglia mancherà il fratello minore. Intanto vediamo Michael Schumacher che ha passato, è davanti a Barrichello. Ha passato Barrichello, sì, l'immagine non ci hanno sesta dato posizione per, il sorpasso. Sesta posizione per Michael Schumacher, che a questo punto deve ora recuperare circa 3-4 secondi probabilmente su Fisichella che gli è davanti. Ecco qua il sorpasso davanti ai box, sfruttata tutta la scia fino all'ultimo, poi è sfilato a sinistra quasi con una manovra violenta, eccolo qua. Intanto rientra Raikkonen ai box per la sua seconda sosta. All'appello mi sembra che manchino solamente Massa e Alonso, che sono in prima e seconda posizione per quanto riguarda ovviamente il secondo rifornimento. Comunque è davvero impressionante il recupero di Michael Schumacher a suon di sorpassi. Questo aumenta un po' il rimpianto, certo se non ci fosse stata quella foratura sarebbe stata tutta un'altra gara, vedendo anche come viaggia Massa che ora è atteso ai box. Intanto Alonso sta realizzando dei parziali buoni, sono i migliori parziali finora della sua gara. È chiaro che la sua è una gara estremamente prudente, si sta giocando il titolo mondiale. Massa aveva 27 secondi e 3 di vantaggio su Alonso, un margine di assoluta tranquillità. Operazioni compiute in 6 secondi e 7. Riparte il brasiliano, partito in pollo, ricordiamo, in testa sin dall'inizio. Tanto transita ora sul traguardo Alonso. Massa esce e si mette in coda un gruppetto formato da Speed Sato, Heidfeld, Dorbons e Liuzzi. Dovrà effettuare quindi dei doppiaggi. Questa è la situazione, manca solamente Alonso nel conteggio del secondo pit stop. Della Rosa tattica con un solo pit stop in gara, al momento è ottavo. Michael Schumacher intanto è vicinissimo a Fisichella. Un secondo e uno di distacco del tedesco, che ha girato 1.13 netto contro l'1.14.1 di Giancarlo Fisichella, quindi ha recuperato un secondo e un decimo in un giro. Intanto Michael Schumacher si è portato a 4 secondi da Button, che è terzo, se non ho sbagliato i conti. Ivan, correggimi se... Sì, sì, sono tutti molto compatti, eh sì, perché hanno cambiato tutto, si sono fermati tutti tranne Alonso, per cui sono dalla terza posizione. Questo per dire che magari, chissà, potremmo trovarlo sul podio e sarebbe comunque giusto festeggiarlo. Beh, sarebbe una gara strepitosa da parte di Michael Schumacher. Da quella posizione lì, sì. Massa deve effettuare con molta prudenza questi doppiaggi. Intanto si è ridotto il vantaggio con Alonso, anche lui l'ha preso con il doppiaggio, ma lo spagnolo deve ancora fermarsi. Intanto ci fermiamo noi brevemente. Mentre si preparano i meccanici della Renault per il pit stop di Alonso, c'è da dire che Michael Schumacher è sempre più vicino a Fisichella, ora roba di pochi decimi, e speriamo che la regia ci mostri questo duello che sta per innescarsi. Intanto abbiamo visto la sagoma di una vettura che rientrava, Massa completa un altro giro, era la Toro Rosso di Liuzzi che stava rientrando ai box. Liuzzi al momento è 14esimo, ricordiamo il ritiro di Trulli, mentre Fisichella al momento è quinto, deve difendersi dal recupero di Michael Schumacher. Alonso ai box, 24 secondi di vantaggio su Button, quindi anche per lui margine di tranquillità, anche se Button cerca di approfittare magari della situazione
vedo che sta ottenendo dei buoni parziali, rientra Alonso, mentre sopraggiungono sul traguardo Button, Raikkonen, Fisichella e Michael Schumacher. Michael Schumacher 1 secondo e 4 da Fisichella, ha perso contatto, tanto rientra, vedete, Alonso, e dietro Fisichella, subito alle sue spalle Michael Schumacher. È stato quasi un momento di stizza di Alonso quando è ripartito, che ha lasciato il volante con la mano destra come se non fosse riuscito a far funzionare bene lo speed limit all'interno della pit lane. C'è stato quasi un'accelerazione violenta del motore. Tu dici che forse abbia superato il limite di velocità e che magari venga penalizzato, vedremo. Intanto Michael qui Schumacher con una vettura all'interno della curva, una Honda, quella di una Super Aguri, dovrebbe essere Yamamoto, gli fa perdere parecchio, vedete quello, il gesto, di stizza. Sì, infatti aveva perso il contatto con Fisichella, ha dovuto un po' ricostruire quel sorpasso che si apprestava magari a tentare. Deciso questo doppiaggio di Alonso. Fra Massa e Alonso ci sono 26 secondi di differenza, tra Alonso e Button 1 secondo e 8, a 1 secondo da Button c'è Raikkonen che ha un margine di 3 secondi e 8 su Fisichella. Intanto abbiamo visto Heidfeld in difficoltà, Michael Schumacher si è riportato vicinissimo, lo vedete, a Giancarlo Fisichella. Quando mancano 16 giri al termine, il pilota della Ferrari cerca l'assalto per conquistare la quinta posizione. Forse noi non ci rendiamo conto della gara che ha fatto Michael Schumacher, perché ha recuperato un giro a questi piloti in un tracciato così tecnico e così difficile. È stato strepitoso nella sua rimonta con tempi incredibili, adesso è attaccato a Fisichella a soltanto 7 decimi. Questo dà ancora una volta di più la misura di quello che può fare questo pilota quando è determinato e quando ha una vettura dal punto di vista dell'assetto che lo assiste. E d'altronde la sua partenza era stata altrettanto eccezionale e suona proprio quasi come una beffa, perché la toccata con Fisichella è stata quasi impercettibile, proprio quel tanto che è bastato a forare purtroppo la sua gomma posteriore sinistra, ma c'è stato praticamente non si sono quasi toccati. Quindi un'ultima sfida alla sorte, al destino, quasi per voler dimostrare che Michael Schumacher lascia in condizioni di vero campione. Come dicevo prima, assolutamente non ha imboccato il viale del tramonto, ma allora ha ragione chi si chiede se è il caso che veramente chiuda la sua carriera. Quando ha annunciato il suo ritiro io sono rimasto stupito, perché mi aspettavo che facesse da ancora un anno l'avrei voluto veramente, anche da pilota o da ex pilota, perché quello che fa Michael, l'abbiamo visto anche oggi, è assolutamente incredibile. Certo è che ci deve essere un nuovo corso all'interno della Ferrari, ci deve essere qualcosa di nuovo per il futuro, una logica aziendale una che logica aziendale, appunto, deve che essere considerata, dia modo alla Ferrari di non trovarsi rimanere spiazzata, legata troppo a Michael Schumacher, e trovarsi spiazzata poi in futuro. Certo, ripeto, che vedere correre Michael Schumacher così è impensabile, non vederlo all'interno di una monoposto. E dal mio punto di vista il tedesco ancora quest'inverno passerà soltanto Natale a casa, ma poi vorrà ritornare in macchina probabilmente a provare appunto la nuova vettura della Ferrari per la prossima stagione. È quello che ha detto Häkkinen, lui, ricordiamo, Häkkinen si ritirò e poi tornò a correre nel DTM. Per questi veri campioni magari dire basta è davvero difficile. Difficile soprattutto quando poi si è creato un rapporto così legato, così intimo con tutta la squadra, con tutti i meccanici, con Michael che ormai a Maranello è di casa e ha vissuto tutte queste stagioni con l'aver scoperto tutte quelle che sono le particolarità appunto di ancora largo leggermente qui alla curva e perde parecchio. Adesso dovrà ancora ripulire la superficie delle gomme, perché ha raccolto tutto lo sporco che si è andato a depositare nella parte esterna. Forse qui il disappunto di Todd, che ha visto ancora un piccolo errore di Michael Schumacher, ma ci sta nella rimonta, sì, che ha fatto in tutto quello in queste che condizioni e per come sta spingendo. Ricordiamo questo straordinario connubio, 181 gare disputate con quella di oggi,
da Michael Schumacher in Ferrari con 72 vittorie, 58 pole position, 116 piazzamenti a podio, 145 piazzamenti a punti. Sono dei dati incredibili. Ricordo 11 titoli ridati, conquistati assieme da Michael Schumacher e dalla Ferrari. Un'epoca segnata da questo dominio, da questo straordinario connubio sportivo. Giovannelli, ha qualcosa da aggiungere? Sì, si era parlato anche a lungo di un possibile ruolo di collaudatore per Michael Schumacher, ma Ross Brawn scarta questa eventualità perché dice un pilota per guidare queste Formula 1 deve essere atleticamente, fisicamente prontissimo e quindi bisogna continuare ad allenarsi fortissimo. Michael lo potrebbe fare, ma alla domanda sul suo futuro agonistico ha detto chissà, magari torno ai kart. C'è stata anche una proposta da parte dell'Audi, 12 milioni di euro per convincere Michael Schumacher a disputare la 24 ore di Le Mans oppure il campionato DTM. Michael Schumacher che comunque si fermerà, ma avrà circa, hanno fatto dei conti precisi i giornalisti tedeschi, circa 30 milioni di euro da parte degli sponsor anche per iniziative della prossima stagione, non più legate ovviamente alle gare. Una macchina direi, da soldi. Direi una macchina da soldi, sì, ma soprattutto io ripeto, io Michael Schumacher lo vedo ancora in una vettura di Formula 1, a collaudare, a provare, a testare. Sicuramente, visto che lui è grande amante della pasta italiana, avrà modo, per esempio a Modena, di gustare di più quelle che sono le tagliatelle ragù della Rossella, che è la mamma dei piloti lì di Modena, che gli ha sempre fatto sentire Michael come tutti gli altri del resto a casa, coccolandolo in tutte le maniere, per cui Michael, secondo me, io lo rivedremo sì, sicuramente avrà, secondo me, all'interno di una monoposto. Avrà comunque un incarico all'interno della Ferrari, questo è sicuro, ma non dobbiamo comunque dimenticare anche la grande gara che sta disputando Felipe Massa di fronte al suo pubblico brasiliano. 25 anni, un successo nel Gran Premio di Turchia, le tre pole position ottenute, la crescita accanto a Michael Schumacher. Intanto qui vediamo Albers alla curva 1, anche lui in difficoltà, evidentemente la parte esterna della traiettoria trae molti e tutti in inganno. Qui vediamo appunto che deve andare addirittura sul prato per poter riportare la vettura in traiettoria. Intanto Dormans riesce a ripartire con un po' di egoismo, direi anche che avrà forse più tempo di partecipare alle gare di calcio di beneficenza, visto che è così tanto amante del pallone. Comunque, ecco, dicevo della grande gara di Massa che è in testa dall'inizio, partito in pole, una pole ottenuta ieri in maniera davvero netta, anche se Michael Schumacher aveva fatto registrare dei tempi strepitosi nelle manche precedenti. E poi bisogna ricordare che Fernando Alonso sta guidando con grande perizia verso il suo secondo titolo iridato. Fernando Alonso che è stato in testa al campionato sin dalla prima gara. Qui, a differenza di Schumacher, non ha voluto la famiglia ma solamente la fidanzata, che fra l'altro è una nota cantante spagnola. Un altro dato curioso: questa sera al Santiago Bernabéu c'è il grande scontro calcistico fra Real Madrid e Barcellona e stanno seguendo sui megaschermi i tifosi delle due squadre appunto il Gran Premio del Brasile, con Alonso che fra l'altro è un grande sfegatato tifoso del Real Madrid. Giovannelli. Sì, tutti i mass media qui brasiliani sembrano aver dimenticato che c'è il ritiro di Schumacher o la decisione per un titolo. Si è parlato solamente di Felipe Massa con grandissima enfasi. Ci sarà comunque una grandissima festa, Ettore, scusaci, anche per lui. Michael Schumacher accennava al sorpasso nei confronti di Fisichella, tentativo rinviato, vai pure. Sì, è un dato curioso a proposito di pasta asciutta e di Massa. La parola pasta in portoghese si traduce con la parola massa e questo è un segno che si trova veramente molto bene dalle nostre parti con la nostra dieta mediterranea. Ricordiamo, ha avuto la cittadinanza onoraria di Cerignola, il paese dei suoi nonni, Felipe Massa, mentre qui siamo sempre con il duello Michael Schumacher e Giancarlo Fisichella. Fisichella che sarà la prima guida l'anno prossimo in Renault con Kovalainen compagno di squadra, esordiente finlandese al posto di Alonso che passerà alla McLaren, dove non sappiamo con certezza con chi farà coppia, probabilmente con Lewis Hamilton. Tra l'altro avrà una vita difficile Alonso l'anno prossimo perché dovrà scoprire la squadra, ovviamente una macchina completamente nuova, ma il passaggio peraltro anche lui da lui confermato a gomme giapponesi Bridgestone, lui che ha guidato soltanto Michelin da quando è arrivato in Formula 1, dovrà adattarsi, diciamo così, a queste nuove gomme, e in passato ci sono stati dei piloti che hanno avuto delle difficoltà. Michael Schumacher intanto è in scia ancora
a Giancarlo Fisichella da qualche giro, sta tentando di sorpassarlo ma non riesce, mentre fa un errore Fisichella, è arrivato lungo, eccolo qui che ha tratto anche lui in inganno, ha tirato lunga la frenata Michael Schumacher e Fisichella ha qualche cosa di più e ha boccato l'errore indotto dal tedesco, e adesso dietro di sé ha peraltro anche Barrichello che lo sta tallonando. Sì, intanto ora Michael Schumacher può andare a impensierire Raikkonen, altro duello interessante. 9 giri al termine, Michael Schumacher è in quinta posizione, rivediamo intanto. Sì, qua va all'interno, aveva già provato nel giro precedente, Fisico arriva lungo, ovviamente una volta sbagliata la traiettoria abbiamo visto era che... Era preoccupato forse del... Preoccupato anche perché aveva subito il sorpasso nella fase iniziale di gara e non voleva subirlo per la seconda volta, visto che abbiamo appena detto che dall'anno prossimo avrà i galloni del primo pilota all'interno della squadra Renault, e questi sorpassi ovviamente stonano, abbiamo visto anche i meccanici come l'hanno presa. Michael Schumacher ora è a un secondo e mezzo da Kimi Raikkonen, va a prendere quello che sarà il suo sostituto in Ferrari l'anno prossimo. 8 giri al termine, sentiamo intanto Giovannelli. Sì, perché oggi c'è stata una festa d'addio a Kimi Raikkonen in McLaren questa mattina e gli hanno regalato un grande cesto con tanti prodotti italiani, una bandiera italiana, una cartina con la segnalazione di Maranello e poi tutta una grandissima foto con tutti gli autografi di tutti i meccanici, ingegneri e degli altri piloti. Strepitosa questa gara di Michael Schumacher, che vorremmo non finisse mai, vista questa sua strepitosa rimonta. Dall'ultimo posto aveva 30 secondi di ritardo, ma forse anche di più, forse 38 secondi di ritardo da Monteiro, che era in penultima posizione. Ha recuperato un giro a tutti alla decima tornata, quando era quinto è dovuto tornare box per sostituire una gomma forata in un contatto con Fisichella che aveva appena superato. È andato avanti giro su giro a suon di sorpassi e di prestazioni record sulla distanza. C'è del fumo qui, attenzione se l'inquadratura si apre, possiamo bandiere vedere gialle, bandiere gialle, qualcuno che è uscito qua, attenzione, la curva bandiere 1. Gialle, c'è qualcosa che la regia ha perso, intanto è Heidfeld che si ritira, Heidfeld era in undicesima posizione. Intanto Michael Schumacher era ormai vicinissimo a Kimi Raikkonen, guardiamo questo testa coda, per fortuna che c'è una bella via di fuga. C'è stato un cedimento perché sì, nel momento in cui la vettura è partita, poi la sospensione posteriore destra mi sembra che si sia aperta, quindi è incolpevole in questo caso. Comunque è un grande rischio, in quel tratto velocissimo, proprio alla frenata prima di imboccare la curva Dosenna c'è stata questa rottura. Intanto vedete con la proiezione in classifica Alonso andrebbe a 134 con Michael Schumacher a 119, Massa in terza posizione a 80 punti. Massa ha completato il 65esimo giro, ha un netto margine di vantaggio su Alonso, ora inquadrato, 24 secondi, Alonso vicinissimo al suo secondo titolo iridato. Poi Button a un secondo e mezzo da Alonso, ma interessantissimo ora il confronto fra Michael Schumacher e Kimi Raikkonen, eccoli qui. E le bandiere gialle hanno impedito a Michael Schumacher di portare il sorpasso in questo tratto della pista, quindi dovrà inventarsi, se non riescono a spostare la vettura dovrà inventarsi il sorpasso in un'altra curva nei confronti di Raikkonen. Peccato perché ormai mancano solo 6 giri al termine e Button ha un vantaggio anche di 5 secondi circa, Button virtualmente a podio, perché ripeto sarebbe stato comunque bellissimo dopo questa gara comunque avvincente, seppur nella sfortuna di Michael Schumacher, capace di rimontare sino dall'ultima posizione fino al quinto posto, ora in lotta con Raikkonen per la quarta posizione, ma ormai mancano circa 20 km al termine del mondiale 2006, attenzione! È proprio Michael Schumacher di fianco alla curva Merguglio in discesa nei confronti di Raikkonen, che non ha mollato in uscita dalla curva lenta Bico de Pato, aveva attaccato lì il tedesco, come dicevo si doveva inventare un altro punto per il sorpasso perché in fondo al rettino dei box c'era bandiera gialla che peraltro adesso non c'è più, vediamo che abbiamo il segno bianco dove ci sono i numeri, quindi non ci sono più bandiere gialle in quel punto,
però mi sembra dovrà che una... adesso recuperare quel secondo di distacco che ha nei confronti di Raikkonen. Eh sì, Raikkonen ha però un certo margine, almeno in questo giro lì non può provare Michael Schumacher. Intanto telecamere puntate su Felipe Massa, autorevolmente al comando, mentre qui si ripropone il duello fra Raikkonen e Michael Schumacher. Giovannelli. Sì, per il ritiro di Heidfeld questo è sicuramente un problema alle sospensioni. Sì, grazie Ettore. Intanto queste sono le posizioni con i distacchi, vedete che ci sono ora 6 secondi fra Michael Schumacher e Button, in mezzo ovviamente c'è Raikkonen. L'uscita di pista, l'incidente di Heidfeld ha frenato la rincorsa di Michael Schumacher perché gli ha impedito di compiere i sorpassi nel punto forse più agevole per questa manovra. Anche perché la McLaren, come aveva ricordato a metà telecronaca Giorgio Piola, ha un alettone molto scarico, per cui riesce ad avere velocità di punta. Sì, però nonostante tutto non è velocissima in rettilineo, evidentemente che il motore Mercedes non è poi così potente. Quella scelta dell'alettone scarico è stato fatto proprio per cercare di difendersi un po', ma la Ferrari dovrebbe essere più veloce anche in rettilineo. Raikkonen non vuole mollare la posizione a Michael Schumacher, lotta vera tra i due, con Raikkonen che è andato anche a prendere la corda interna nella frenata, ma al limite non ha fatto l'errore di Fisichella. E adesso ci saranno dei doppiati davanti, almeno mi è sembrato di vedere, quindi il duello diventerà ancora più difficile con la complicazione dei doppiati. Tanto ora è stata spostata la vettura incidentata di Heidfeld in fondo al rettilineo e Michael Schumacher sta cercando proprio di preparare sin da adesso il sorpasso, avvicinandosi il più possibile a Raikkonen per prenderne poi la scia. Questa è la curva determinante, Mergulho in discesa per poi arrivare alla Junsao, e da qui chi apre prima gas è molto interno nella traiettoria. Schumacher, chi apre prima gas può avere ovviamente l'opportunità di sfruttare meglio la potenza del motore con il tedesco, che adesso è abbastanza vicino. Qui è l'archibancata, sei vicino, quindi può passare. Si mette all'interno Raikkonen con Schumacher che lo passa con gomma contro gomma, riesce a fa. Strepitoso questo sorpasso. Fantastico. Bellissimo, Michael Schumacher strappa l'applauso dei suoi meccanici. Una grande manovra. Uno schiaffo a Ron Dennis e a Mansur Ogier che seguono dal muretto della McLaren. Michael Schumacher ha dimostrato al suo successore cosa è ancora in grado di fare. Eccolo qui. Sorpasso proprio di forza, durissimo da parte di Michael Schumacher, che guadagna l'interno e scavalca Kimi Raikkonen. Ora è quarto, ha 4-5 secondi di ritardo su Button, ma mancano 3 giri al termine. Se riuscisse in questa impresa di andare sul podio sarebbe strepitoso. Guardate la grande reazione, fa capire come sono uniti a lui gli uomini della Ferrari. Alonso intanto guida verso il titolo iridato. Due giri al termine. Sembrava quasi un messaggio per niente trasversale, come per dire a Kimi Raikkonen: avrai il mio posto, però io sono sempre il più forte. È stato un sorpasso veramente mozzafiato. Raikkonen ha cercato di chiuderlo correttamente, ma in maniera molto dura, per non lasciarlo spazio, e invece mica non si è fatto intimorire. È stata una manovra veramente fantastica. Schumacher ha guadagnato dietro ad Alonso, c'è anche Button, sì. Ha soltanto 6 decimi, ma ha guadagnato pochi decimi Michael Schumacher nel confronto. Ci sono anche dei doppiaggi, ma ormai siamo a 10 km dalla conclusione, forse anche meno, con Felipe Massa in testa con l'altra Ferrari. Michael Schumacher, parziale record nel primo settore, recupera 3 decimi a Button, che però ha un margine di 6 secondi. Davvero una gara strepitosa questa di Michael Schumacher per il suo addio alla Formula 1. Il campione tedesco aveva promesso a noi giornalisti in una conferenza stampa giovedì: vi farò divertire. E nonostante abbia avuto tante contrarietà in qualifica e in gara, davvero ci ha fatto divertire con questi sorpassi, con queste azioni decise, con la sua grandissima rimonta dall'ultimo posto dove era scivolato dopo 10 tornate. Massa intanto inizia il giro finale, un brasiliano in testa al Gran Premio del Brasile. Guardate la torsida come risponde al ragazzo di San Paolo, partito in pole, è stato sempre in testa Felipe Massa, che già si era aggiudicato il Gran Premio della Turchia, primo successo in carriera per lui.
Ora Felipe Massa a poche curve dalla vittoria qui in casa sua, dove hanno trionfato i grandi dell'automobilismo brasiliano, Fittipaldi, Piquet e Senna due volte ciascuno, un successo anche per Carlos Pace, qui dove Barrichello non era mai riuscito a vincere. Michael Schumacher intanto un primo 12 secondi e 1, è il giro record della gara e sta migliorando ancora nei suoi parziali. Felipe Massa, ultime curve, va a vincere il Gran Premio del Brasile nella sua città, San Paolo, il ragazzo di origini italiane alla guida della Ferrari, una gioia immensa, e guardate la sua felicità all'interno dell'abitacolo. Felipe Massa vince il Gran Premio del Brasile, così come Fernando Alonso, che fra poco giungerà sul traguardo, si conferma campione del mondo per la stagione 2006, e con lui anche la Renault. Si ferma perché chiede una bandiera brasiliana, Felipe Massa, che indossa una tuta giallo-verde. Sul traguardo Fernando Alonso, bis iridato per lui e per la Renault, con Michael Schumacher che giunge alle spalle di Button, la gioia di Flavio Briatore, altri due titoli iridati per lui dopo quelli vinti l'anno scorso e quelli conquistati, quei tre conquistati con la Benetton. La grande gioia anche per Fernando Alonso, ma giù il cappello davanti a Michael Schumacher, che si ritira dopo una stagione strepitosa con una gara davvero splendida, segnata da episodi sfortunati. Questo suo weekend ha combattuto anche contro la sorte e ha sicuramente infiammato il pubblico di fede ferrarista con i suoi grandi sorpassi. Da grande maestro, da grande campione, lascia con 7 titoli iridati e soprattutto con una grande dimensione sportiva e agonistica anche in questa ultima sua prestazione. Linea ora alla regia, torneremo per la festa del podio. L'incontenibile gioia di Felipe Massa, vincitore del Gran Premio del Brasile qui a San Paolo, e festeggia anche Fernando Alonso, che si conferma campione del mondo. Ma davvero a offuscare un po' questa giornata di Massa e di Alonso, la grandissima prestazione di Michael Schumacher, che è stato straordinario nella gara d'addio, a rimontare dall'ultima posizione sino alla quarta. Comunque la classifica finale: Massa, Alonso, Button, Michael Schumacher, Raikkonen, con questi numeri per chi ha giocato la schedina: 6-1-12-5-3, il giro record di Michael Schumacher, 1-12-162. Felipe Massa festeggia con la torsida, ha vinto a 199 km di media oraria in un'ora e mezza di gara. Con lui festeggia anche la Ferrari, che vince la nona gara stagionale contro le 8 della Renault, però non porta a casa né il titolo costruttori né il titolo piloti, quindi un grande rimpianto. Ma è bellissimo ora l'abbraccio fra Massa e Michael Schumacher, che oggi ricordiamo è stato strepitoso nella sua prestazione. 192 successi nella storia della Ferrari per Massa, è la seconda vittoria in carriera. In entrambe le occasioni ha vinto partendo dalla pole. Le classifiche finali del Mondiale 2006: Alonso 134, Michael Schumacher 121, Massa 80, Fisichella 72, Raikkonen 65. Mondiale costruttori che va alla Renault, 206 punti contro i 201 della Ferrari e i 110 della McLaren. Siamo ai commenti, Ivan Capelli. Bisogna dire che Felipe Massa ha corso alla Schumacher partendo dalla pole position, non ha fatto nessun errore, è arrivato in fondo con una macchina che lo ha assistito. Alonso ha vinto il mondiale, per cui tanto di cappello a lui e alla squadra Renault, che sono riuscite nelle ultime gare a rimettersi in piedi così. Ma lasciatemi dire che sarà un dispiacere non vedere Michael Schumacher l'anno prossimo in macchina, perché ancora una volta ha dimostrato di essere il più grande, forse in assoluto. Giorgio Viola. Sì, soprattutto quello che ha fatto Michael Schumacher in questo finale di campionato, che ha regalato grandissime emozioni, ancora più che in altre occasioni, ancora più che negli anni in cui ha vinto i mondiali. Gli ultimi Gran Premi sono stati veramente eccezionali e la gara di oggi credo che resterà memorabile proprio nella storia della Formula 1. Grazie Michael, lo striscione che hanno mostrato i meccanici tecnici della Ferrari, al quale noi tutti, anche gli sportivi italiani, si possono unire, la gioia dei genitori di Massa. Sentiamo Ettore Giovannelli con Flavio Briatore e Stefano Domenicali. Allora Flavio, ce l'avete fatta, entrambi i titoli sono vostri. Io oggi credo che dobbiamo dire un gran rispetto per Michael Schumacher, perché quello che ha fatto oggi Michael rimarrà nella storia della Formula 1. Volava, io non so cosa avesse, ma oggi letteralmente volava, e abbiamo vinto un mondiale difficile contro un avversario
fortissimo che la Ferrari, per cui complimenti anche a loro che hanno tenuto il mondiale aperto fino a... anche troppo. Eccolo qua, allora Stefano Domenicali che sorride e si abbraccia con Flavio Briatore. Allora avete ceduto i mondiali ma con grande dignità attestata. Vabbè, credo che sia corretto prima di tutto fare i complimenti agli avversari, l'hanno vinta sul campo. Michael ha fatto una gara straordinaria, voleva lasciare il segno. Devo dire anche per Felipe, vederlo così contento ci fa piacere. Lasciami ringraziare tutti i ragazzi a casa, perché hanno, devo dire, abbiamo fatto una stagione straordinaria. Purtroppo non ce l'abbiamo fatta. La rivincita l'anno prossimo. Assolutamente sì, grazie. Ciao Steve. E ora la festa per Massa e per Alonso. Dicevamo, questo striscione va sul podio, Ross Brawn, chissà, forse è l'annuncio di un addio. La sua presenza comunque sul podio è significativa, è stato uno degli artefici dei grandi successi della Ferrari. L'inno brasiliano suona per Felipe Massa. Mondiali, onore comunque alla Renault e a Fernando Alonso. C'è comunque da essere orgogliosi per come la Ferrari si è battuta, per come si sono impegnati i suoi uomini, con Felipe Massa che chiude sul gradino più alto del podio ma va a salutare il suo pubblico, i suoi uomini. E vedete, grazie Mika, il grande striscione dedicato al campione tedesco che chiude qui la sua carriera, una carriera fatta di tanti trionfi, di 7 titoli iridati, 5 vinti con la Ferrari. Fernando Alonso riceve ora, anzi no, c'è il riconoscimento per Ross Brawn, per la Ferrari, per uno degli artefici dei tanti successi, che probabilmente uscirà di scena assieme a Michael Schumacher. C'è da essere orgogliosi, lo deve essere il presidente Montezemolo, lo deve essere Todd, ma bisogna subito puntare per gli anni a venire a questi obiettivi che sono sfuggiti quest'anno. Onore comunque a Fernando Alonso, in testa alla classifica sin dal primo Gran Premio, alla Renault che ha avuto un momento difficile con il grande ritorno della Ferrari, hanno saputo comunque tenere duro e portare a casa questo bis iridato, mondiale piloti, mondiale costruttori. Alonso lascia così in maniera migliore la sua squadra, passerà l'anno prossimo alla McLaren con Raikkonen che vestirà la tuta rossa della Ferrari. Michael Schumacher chiude qui la sua carriera, una carriera gloriosa, davvero anche noi ci uniamo nel dire grazie al campione tedesco che comunque non dimentichiamo ha avuto bisogno anche della tecnologia italiana, del cuore Ferrari, per essere così amato, per essere così considerato, per ottenere questi, per aver potuto vincere questi titoli iridati che ha conquistato e che porta orgogliosamente nella sua bacheca. Lascia la scena il ministro dello sport brasiliano, ora la festa a base di champagne e noi vi salutiamo. Si chiude qui il Mondiale 2006, sempre sui canali Rai, ci troveremo nella prossima stagione per un'annata che sicuramente sarà entusiasmante come è stato questo Mondiale 2006. Da Gianfranco Mazzoni un cordiale saluto, la linea torna allo studio.
campione del mondo della Renault, Fernando Alonso, e poi i complimenti vanno alla scuderia quindi della Ferrari, Felipe Massa. Bene, sei il primo brasiliano quindi a vincere un Gran Premio qui in Brasile dopo Senna, per cui dopo tantissimi anni. Cosa ne pensi, come è andata la gara? Beh, direi che è veramente incredibile, non riesco a crederlo neanche io, dopo veramente tanti e tantissimi anni finalmente un pilota brasiliano riesce a vincere il Gran Premio del Brasile qui a San Paolo. Per me è veramente assolutamente incredibile, per me essere qui davanti a tutti quanti i miei cittadini, compatrioti e persone che mi vogliono bene, quindi un'auto fantastica. Dopo la gara di oggi penso che veramente è stata forse la gara, non so se più facile, più difficile della mia vita. Difficile perché ero qui davanti a tutti i miei amici e concittadini, ma facile al tempo stesso perché l'auto era eccezionale, quindi veramente incredibile per me vivere questo momento. Sono emozionatissimo e sono anche sicuro che sia un momento eccezionale per tutti quanti noi. È difficilissimo per me spiegarlo, veramente un giorno particolare per me è un grande regalo. Le tue emozioni poi sul podio, cosa vuol dire adesso un brasiliano quindi aver vinto questo Gran Premio qui in un paese così ricco di come dire, punti di ricchezza e di cose così belle, elementi così belli e gente che si è divertita oggi? Beh, per me è stato veramente eccezionale, ho visto gente già fin da ieri, insomma, ma immagino stasera, così che sono contenti, felici, che saltano, che suonano, che ballano per strada. È un paese appunto particolare, questo è molto facile fare festa, beh, tanto più in questo caso con una mia vittoria qui, e spero veramente che sarà una serata bellissima per tutti quanti i brasiliani. E poi per quanto riguarda invece Michel, beh, veramente ha dato del meglio anche lui e anch'io in effetti oggi, grazie mille. Fernando, dovevi giustamente portare a casa dei punti oggi fondamentali per poter vincere il campionato, sei qui, sei secondo, quindi veramente una grande fatica fino all'ultima gara. Sì, è stato veramente eccezionale, fantastico, una gara è stata veramente lunghissima oggi per me e per tutti quanti noi, per i tecnici, per gli ingegneri, perché ci voleva appunto questo punto minimo per diventare campione e poi campioni anche per quanto riguarda il discorso del campionato costruttori, per cui ero pronto a farlo, ero pronto a farcela, tutto quanto è andato come assolutamente previsto. Le Ferrari appunto sappiamo bene che sono veloci, abbiamo quindi superato nel primo pit stop, ovviamente ce l'abbiamo fatta terminare a secondi non riuscendo appunto a superare Massa, quindi la cosa importante oggi era portare a casa, ripeto, questo punto fondamentale, di nuovo campione del mondo per la seconda volta consecutiva, quindi ce l'ho fatta, sono felicissimo, è una gioia allo stato puro. Magari qualche parola per quanto riguarda Michael Schumacher e il suo ultimissimo Gran Prix oggi, per 35 secondi dietro di te oggi, dopo però veramente quello che è successo appunto alla gomma, ma una rimonta veramente come minimo letteralmente incredibile. Sì, beh, veramente molto molto vicino, la sua gara è stata eccezionale oggi, è stato arricchente, così direi, di combattere con lui. Ho sempre detto veramente che per diventare campioni ci vuole sempre molto, per diventare campioni come Michael ci vuole molto e ci vuole un grandissimo valore. So che sta uscendo adesso, sono stato veramente fortunato, posso dire io, di aver vinto appunto nell'ultimo campionato in cui ha corso anche Michael, la cosa più bella che sento di dire, e ovviamente gli auguriamo quanto di meglio per questa sua nuova vita, sia a livello familiare che anche a livello professionale. È stato comunque un piacere per tutti noi combattere contro di lui. Come è andata quindi la gara oggi, sapendo che appunto c'è stato questo problema alla gomma per Michael, a un certo punto poi c'è stato anche il problema con Jarno. Beh, dunque, quando appunto mi è stato comunicato di questo problema della gomma con Michael, quindi praticamente dopo appunto il discorso safety car, avevo detto bene, allora forse tutto quanto è concluso, nel senso che immediatamente il campionato aveva preso quindi una certa alternativa, una certa via, per cui da questo momento, praticamente dall'inizio, abbiamo semplicemente, anche se con fatica, controllato l'andamento dell'auto. Jenson, complimenti, congratulazioni, un problema elettronico ieri all'auto, quest'anno un podio eccezionale per te, è arrivato tardi ma è arrivato. Sì, beh, incredibile comunque riuscire a salire sul podio in questo paese con dei colleghi e sfidanti che sono qui di fronte a me, è veramente molto molto forte. Per me quindi va benissimo, un terzo posto eccezionale, un grande risultato, soprattutto come detto prima, doppi risultati ai vari comparti elettronici di ieri. Giornata veramente eccezionale, forse una delle gare più belle che ho mai fatto, appunto cercando di arrivare in fondo tra i primissimi posti. La domanda te la puoi già immaginare, quindi perché non sei arrivato magari o primo o secondo? Beh, direi che
potevo farlo se non ci fosse stato forse il problema all'elettronica di ieri, però insomma quello che è stato, ma è chiaro che Fernando, come dire, controllava, è stato primo, secondo ma primo per quanto riguarda così la nostra, il nostro campionato di quest'anno, per cui era lui che inseguivamo tutti, l'abbiamo inseguito anche oggi e mi sono fermato quindi al terzo posto. È un buon risultato appunto considerando che invece le cose non andavano bene prima. Bene, allora torno...